Allora, Presidente, chiedo alla Commissione di dare atto di questo errore di carattere materiale. Allora, l'articolo 47 contiene la disciplina degli edifici M1, 2 ed R nel territorio rurale. L'articolo 47,2 dice che questa disciplina è analoga a quella degli analoghi edifici che sono nel territorio urbanizzato di cui all'articolo 21. E quindi ha costruito un parallelismo perfetto. Ciò che vale per questi edifici nel territorio urbanizzato vale anche nel territorio rurale sotto il profilo degli interventi ammissibili. Poi cos'è accaduto? È accaduto che nell'articolo 21 è stato inserito un comma nuovo in fase di stesura del piano, il comma 8, perché i tecnici incaricati si sono resi conto che per quello che riguarda le piscine andava fatta una previsione specifica, perché per la legge regionale toscana le piscine sono un'opera a sé stante che non può, diciamo, essere ricompresa nel concetto generale di interventi pertinenziali che già l'articolo 21 conteneva. E quindi è stato inserito un apposito comma sulle piscine. È accaduto che questo comma non sia stato riportato nell'articolo 47, tra i richiami che quell'articolo contiene, e quindi c'è questa omissione, di riferimento al comma 8 che contrasta col comma 2 del 47 che invece aveva costruito questo parallelismo perfetto. Quindi, niente, io chiedo alla Commissione di dare atto a verbale che si tratta di un mero errore materiale, cioè ci si è dimenticati di richiamare anche il comma 8 perché in fase di stesura del piano è stato inserito in un momento successivo. E di trasmettere questo tipo di valutazione ai fini della possibilità di superare incertezze interpretative che ci sono nella fase di salvaguardia all'ufficio edilizia privata tramite l'ufficio pianificazione territoriale, in modo che l'ufficio edilizia privata possa, diciamo così, potersi giovare di questo ulteriore elemento informativo per risolvere i problemi interpretativi che aveva avuto dinanzi. Se siete d'accordo, si dà atto a verbale e si procede. Sì, io ho Io sono d'accordo. Io sono d'accordo. preso atto della sintesi che ha fatto l'assessore. Mi sembra che sia il modo migliore per superare questa fase che si, come dire, va a regime e si completa poi con l'approvazione del piano operativo una volta che avremo la norma definita. Ci sono interventi degli altri commissari? Erra si è già espresso. Favorevole. Graziano, non ti si sente. Favorevole, Favorevole anch'io, lo ridico, almeno si sente. Bene. E allora l'ufficio può dare atto di questa proposta accolta dalla Commissione e trasmetterla poi all'ufficio edilizia privata per quanto nelle istruttorie di competenza. Mi procede con l'esame delle osservazioni. Osservazione 408. Allora, si chiede di inserire nella configurazione planimetrica di un mappale anche un altro mappale, quindi immagino sia l'inserimento nella stessa zona, poiché l'area indicata costituisce un'unica proprietà. Poi si chiede che, viste le caratteristiche dell'edificio, si passi ad una classificazione da A3, simbolo 1, a simbolo 2, quindi da 1 a 2. Allora, posso Simone? Tutto Allora, area di questo accoglimento, dimmi. sì, questa osservazione l'avevamo già vista perché si divide in due, schedatura e modifica alla classificazione urbanistica. Per cui, per quanto riguarda la schedatura, l'avevamo già vista. Bene.
Per cui c'è scritto che l'ufficio aveva messo due, però c'è tutta una verifica da parte della commissione, che non so se ve lo ricordate, che dovevamo verificare alcuni titoli abitativi che abbiamo verificato. La commissione aveva proposto di lasciare l'uno e l'ufficio, valutando queste documentazioni che si era trovate, si adeguava al parere dell'ufficio per quanto riguarda la schedatura, per cui da accolta era diventata parzialmente accolta. Abbiamo solamente approvato questa parte rossa che vedete chiara, che diventerà tutto RA. Quindi la parte cartografica, ok. Esatto. Mi ce lo mettete il mappale sopra, voglio vedere, per favore. Io ti ce lo Si capisce dall'osservazione che i mappali sono due, quindi casomai Riccardo, se hai dei dubbi, si va a vedere sul posto, se è possibile. Sì, sì, infatti la volevo anche vedere, per rendermi conto. Mappali sono due, lo dice lo stesso osservante, per cui... La vogliamo andare a vedere, come abbiamo fatto per altre? Sì, la voglio vedere anche, sì, sì, vediamola. Devo dire una cosa nel frattempo, mentre l'Antonella vi mette Google, che questa osservazione la rivedrete di nuovo nel gruppo di osservazioni che vi farò vedere al termine, che sono quelle per le quali è stato cambiato il parere, cioè da accolta diventa parzialmente accolta, per cui le sto mettendo tutte da parte per farvi fare una verifica finale. A seguito del fatto che vi siate allineati, insomma, no? Sì, sì, tra l'altro Manola, correggimi se sbaglio, ovviamente, diciamo, l'ufficio ha definito in una riunione col dirigente come procedere da questo punto di vista, quindi mentre magari l'Antonella va sul posto ve lo dico, cioè l'ufficio valuterà in autonomia quando ritiene di rivedere o meno l'istruttoria, no? E quindi in quel caso noi avremo, se l'ufficio aderisce, diciamo, già in sede istruttoria alla valutazione della commissione, noi avremo l'istruttoria dell'ufficio conforme al parere della commissione, sempre ovviamente che venga votata a maggioranza. Se invece l'ufficio ritiene, diciamo, che in una fase istruttoria fosse, diciamo, corretto tutto sommato quello che era stato valutato, Manola correggimi se sbaglio, allora avremo tre, diciamo, colonne: avremo l'istruttoria dell'ufficio, la proposta della commissione e il parere dell'ufficio sulla proposta della commissione, come se la commissione in qualche modo avesse fatto un emendamento sul quale l'ufficio dà un parere. È corretto, Manola? Sì, sì, è corretto. Quindi questa sarà, diciamo, l'organizzazione della presentazione delle osservazioni rispetto al lavoro della commissione. L'altra cosa che è stata chiarita, lo dico mentre appunto l'Antonella ci porta sul posto, è che non è, a giudizio del segretario comunale, non è ammissibile fare dei sopralluoghi come commissione, perché potrebbe essere interpretata come un'attività integrativa sotto il profilo istruttorio, quando invece è il cittadino che osserva che deve mettere in condizione, diciamo, l'ente di avere gli elementi istruttori del caso, cioè l'osservazione deve essere sufficientemente completa per poter essere valutata compiutamente, il che non toglie che i commissari, per loro sponte, cioè per loro volontà, possano, al di fuori di una riunione della commissione in quanto tale, andare sui luoghi e rendersi conto. Cioè, mentre la formazione della volontà di ciascuno di voi è libera, e quindi voi ovviamente da persone libere fate quello che volete, è discutibile che la commissione vada lei, come organo del comune, a fare dei sopralluoghi, perché potrebbe essere configurata come un'attività istruttoria impropria rispetto a un'esigenza che sin dall'osservazione doveva essere, diciamo, assolta. Non so se mi sono spiegato. Quindi, liberi, e te Manola correggimi se sbaglio, liberi ciascuno di noi singolarmente, a coppia, come vogliamo, va bene,
di farsi un'opinione sul posto, ma non ci può essere una riunione della commissione che si traduce in un'attività di sopralluogo che avrebbe natura istruttoria. Ok? Sì, io volevo capire perché il segretario dice che ha natura istruttoria. Ha natura di controllo, cioè di verifica più che istruttoria. Se quello che è scritto nell'istruttoria, per me è giusto o meno. Perché il confine è labile, Riccardo, no? Nel senso che ti faccio un esempio: se te dalle foto hai delle incertezze, no? Si potrebbe dire il cittadino doveva fornire del materiale più approfondito, no? Sotto il profilo fotografico, cioè il confine è labile e quindi diventa poi, come ti posso dire, arbitrario, no? Farlo per un'osservazione piuttosto che per un'altra. Allora il segretario dice una cosa più semplice, no? Dice: eviterei questa cosa che si presta, diciamo così, a essere discutibile sotto il profilo dell'opportunità e forse anche normativo. Invece, nulla vieta ai commissari, fuori dall'attività della commissione in quanto tale, di andare sul posto a rendersi conto, il che, Riccardo, può anche avvenire insieme, eh? Cioè non è che ti è impedito a te di dire troviamoci anche con gli altri commissari per uno scambio di opinioni, ma non è una riunione dell'organo, è un'attività individuale di ciascun commissario che cerca, no, attraverso la propria libertà di formarsi un'opinione più attenta sull'osservazione che è stata presentata. È corretto, Manola? Sì, è così. Mi sembra comunque che nella sostanza si sia messi in condizioni di farle le verifiche, che poi è quello che conta. Ok? Noi abbiamo l'elenco delle pratiche, perché poi dopo ne dovremo di nuovo discutere, perché non è stato emesso il parere, proprio perché erano state sospese per effettuare il sopralluogo. Noi quindi Magari se... Manola, quando poi abbiamo finito, non credo Sì. oggi, ma nelle prossime commissioni, questo lavoro si ricapitola, diciamo, quello che è rimasto in sospeso, comprese Sì, quelle su cui certo. avevamo, no, ritenuto che fosse utile un sopralluogo, in modo che ciascun commissario poi si possa organizzare rispetto al sopralluogo. Va bene? Sì. Allora, tornando all'osservazione, la resede sarebbe questa Dove c'è la delimitata. tettoia? La parte che chiede l'ampliamento è questa dove c'è la tettoia, che fa parte del giardino della casa. E fino alla recinzione. Aspetta, ritorno sulla cartografia. E fino a quella recinzione lì sulla destra. Aspetta che levo. Sì, diciamo, aspetta, fatemi ritornare qui, Sì, diciamo che questa linea rossa qui corrisponde a questa qui, Si vede che al terrazzo, eccolo qui, a questo qui. però allora è dall'altra parte lo spazio grande. Vuol dire dall'altra parte? Non ho Che vuol capito. dire? Cioè io non ho capito. Lui chiede questo ampliamento, va bene, lo vedi? Lui chiede questo, Ah, ma ok? soltanto questo chiede. Ah, ma scusa, ci fai vedere quello di progetto? In che senso? Cioè, Quello ecco. da piano operativo, Simone, quello tutto in rosso, lo vedi? Non ho Rosa, capito, questo è l'adottato. Sì, e questa parte qui è quello che andiamo a modificargli. Ah, non avevo capito, scusa. Ok? Ora ho capito, non avevo capito. Che corrisponde a quella tettoia, avete visto? Questa. Sì, no, è Recinzione chiarissimo. qui. Per me va bene, cioè, non vedo dubbi, ecco. Va bene, io non ho nulla da dire. Non pare neanche gli altri, quindi si può procedere. Trecento dieci. Allora, la 410 è la richiesta di trasformare un terreno agricolo diverso da quello che è stato individuato in un parcheggio pubblico. Siamo alla culla. È Io sempre qui. direi che su questa
Siccome ce n'era già un'altra, no? Dove io avevo detto che avrei fatto insieme a Graziano una verifica con l'ufficio lavori pubblici, io direi che su questa vale, dal punto di vista del merito, quello che abbiamo già detto. L'unica cosa è che, a differenza dell'altra, e quindi magari Manuela te valuta anche l'aspetto istruttorio sotto questo profilo, va anche detto che in questa fase noi in ogni caso questa osservazione non la possiamo accogliere, nel senso che non possiamo introdurre una previsione espropriativa in questa fase del procedimento. Quindi, se siete d'accordo, commissari, penso l'ufficio sia d'accordo, noi potremmo intanto dire che non è accolta per questa ragione tecnica. E poi invece sul piano politico, anche alla luce, no, di quello che diceva Graziano Dalleluca qualche commissione fa, insomma, esprimere un giudizio sull'opportunità futura o meno di questa previsione, che però ad oggi in ogni caso non può essere prevista per ragioni tecniche. Ritorna. Bene, cioè, valutiamo sia questa qui che ce n'è un'altra più in basso di situazione. Comunque, vabbè, oh, valutiamola. Lo possiamo vedere dov'è questa zona qui, però? Sì, certo. Hai detto Graziano, non ho capito. Oh, dicevo, se si va a fare un giro, guardiamolo sia quello lì, sia prima sulla curva. Qua giù sotto sulla curva c'è una possibilità di parcheggio che fra le altre cose servirebbe ai cittadini di Camaiore, non a quelli di Stazziamo. E Antonella, Sulla curva dove, scusa? dimmi, Quella. dimmi. No, chiedevo, ma le aree sono due. allora, io avevo evidenziato il rosa per vedere qual era l'altra osservazione. Una è questa qui, la 410, e l'altra è la 195. Qual è quella di ora? Quella di... Aspetta, che spengo. Allora, quella di ora... Ah, devo ritornare su, aspettate. Allora, 410. Allora, quella di ora è questa, la vedete? Che diventa gialla. Che quindi coinvolge un terreno che soltanto in parte ricade nell'attuale previsione, non ho capito. Sì, evidentemente il 400, la particella che loro ci citano è più ampia, ma però logicamente è la parte che ricade nel parcheggio, no? Che è quella che è soggetta all'osservazione. Capito? E se tu la prendi tu, se tu prendi tutto quel lì c'è un dislivello non indifferente. Ecco, bravo, È è quello solo il che... pezzetto. E questa qui è solo il pezzetto in cima, Sì, saranno certo. almeno Però, no, 4 metri di larghezza, sì e no. Chiedo oppure è scusa già più Antonella, basso, dalla parte più bassa. la previsione del parcheggio giallo è quella che Sì, abbiamo inserito noi, no? certo. Quindi mi sembra che quello che dicevo possa essere corretto, cioè al netto di quello che abbiamo già previsto noi, altre aree non si possono prevedere in questa fase del procedimento. Più forse qui è il caso, forse qui non serve grandi supplementi di riflessione, nel senso che lì, se ci sono delle piane, è impossibile, quindi forse si può già anche chiudere il libro da questo punto di vista. Sì, oltretutto una parte del mappale li ha anche coinvolta nella previsione che chiedono. Appunto. Anche Quindi allora, nell'istruttore si in questa potrebbe. direi che non c'è da sospendere niente, quell'altra l'abbiamo già sospesa, eh? Va bene? Quell'altra è accanto, Simone, questa di qua, L'altra osservazione che avevate sospeso è la 195, che la 195 è questa di qua, vedi che prende tutto, la Ma è condividi diversa questa. perché la 195 ci chiedeva di stralciare la nostra previsione. Sì. Quindi Quindi la dice quelli. 195 è corretto che l'abbiamo sospesa per i motivi che aveva accennato in particolare Graziano Dalleluca, ma non solo lui, anche altri commissari, per essere corretti. E quella quindi, quest'altra gli si può già dire di no, vuoi per ragioni tecniche, vuoi per ragioni che comunque un parcheggio oltre quell'area che abbiamo individuato non sarebbe comunque possibile, no? Per ragioni dell'andamento del terreno, giusto, Graziano? Ascolta, questo qui che ha fatto di questa osservazione qui, che è quell'affarino rosso che era evidenziato prima, e Quello che quello va che giù, faglielo giù in rivedere, basso, Antonella. quello lì è da rivedere, sarebbe da vedere. No, quello lì no, quello lì, porca miseria, è piano e poggi, poi c'è la frana lì, dai. Appunto. Quindi No, ma direi. avevo visto prima, ha messo un affarino
sul rossiccio, come si dice, una delimitazione rossa qua giù vicino alla strada. Quella è No, di un'altra sotto. osservazione, non è questa. Questa qui Ok? che si sta guardando ora, la 410. Sì. È quella che ti ha fatto vedere ora, quella che va giù nelle piane, No, quella lì. ma per l'amor di Dio, lei lascia perdere. Lei lascia perdere. Al limite andiamola a vedere come terreno la parte bassa, al limite, ma non serve a nessuno lì, non c'è nulla. Le No, ma case sono guarda là. che loro non è No, che ma ti va bene. chiedono, guarda che loro non è che ti chiedono di fare il parcheggio in tutta quell'area lì, eh. Loro ti contestano il fatto che non ce lo vogliono il parcheggio, leggete bene Ah, l'osservazione. perfetto, no, scusa, allora ho capito male io. Hanno ragione. Va bene, ho capito. Capito? Questo praticamente quello che si guardava l'altra volta. Antonella, allora non va bene Dimmi. l'istruttoria. Aspetta, Allora non scusa, va bene che non ti posso chiedi aprire un l'osservazione? volettro della Scusami, 495. scusa. Posso Nella riaprire sintesi c'è l'osservazione? scritto: nel PO trasformazione di terreno agricolo in privato un parcheggio pubblico. Osservazione: No, terreno ma agricolo sbaglia in privato l'Antonella, è il nell'utilizzo della sostanza. 395 quell'altra. Io sto, scusatemi, io sto leggendo la 410, questa qui. Questa qui è quello che chiede, guardate quello che chiede. Cioè, non si capisce neanche a dire la verità. Ok? Così. Chiede la Secondo me è trasformazione di fare molto, un parcheggio. molto. Cioè, è scritta come è scritta, però ci Chiede la tengo. trasformazione in parcheggio, non è che non chiede No, non è l'osservazione. così. Ha No, ragione l'Antonella, anche no, se è poco chiara, non è così. ha Perché la prima ragione. parte, vai ci sovvacci Antonella, la prima parte Dice com'è utilizzato ora. ti dice, guardate, tavola di PO, ok? È prevista la trasformazione, quello è il punto di partenza. Poi, osservazione è questa qui, terreno agricolo coltivato a pianta neta. Quindi, secondo me vuol dire, anche se è scritta male, Come lo avete sa? previsto un parcheggio, non va bene perché io ci coltivo. Esatto. Insomma, c'è questa situazione. Allora io Quindi, scusa, allora, però, io non la se è raccolgo così, questa osservazione. però, scusate, se è così, Io la la accolgo. sintesi tutto sommato va bene, perché a rileggerla si capisce. Non accolta sarebbe, bisognerebbe riprendere la stessa motivazione di quell'altra. Fermo restando che l'abbiamo sospesa, quindi a questo punto sospendiamo anche questa. Va Sì, ma bene? scusa Simone, per capire, loro chiedono che non ci sia la destinazione a parcheggio in quest'area. Esatto, per quello E che si io la capisce. approvo, qui non è accolta, ma io la accolgo questa. Sì, però Riccardo, Ma l'abbiamo sospesa, ti ricordi Riccardo, l'altra? Sì, no, mi ricordo, dicevo, ma bisogna cambiare anche l'istruttoria. No, allora, l'altra che era uguale, a questo punto abbiamo capito che questa osservazione, come ci ha detto l'Antonella, è uguale a quell'altra. Quindi, siccome l'altra l'abbiamo sospesa e io e Graziano ci siamo presi l'impegno di fare un passaggio, sospendiamo Capito? anche questa, ci si torna una volta sola, va bene? Poi, osservazione 411. Allora, questo è un villaggio turistico camping esistente, che penso sia quello di Lido di Camaiore, e è stato classificato D2, che è attività produttive, invece che D4, che è strutture turistico-ricettive. Chiaramente i camping fanno parte delle strutture turistico-ricettive e quindi si corre. Questo è quasi un errore materiale, insomma, anzi, è un errore materiale. Questo è come si modifica di 4, va bene? Questo era come era prima in adozione, che faceva vedere il D2 che ha sbagliato. Poi, osservazione 414. Chiedono che un fabbricato costruito di recente e che quindi non compariva nella cartografia venga inserito insieme alla sua resede nell'area B2. Quindi qui c'era un fabbricato di recente costruzione che non risultava nelle carte ed è stato escluso quindi erroneamente dall'area B2. Andiamo a vedere. Allora, questa è come è in adozione, non c'è, vedi? Il perimetro arriva qua. L'edificio che non compare, dopo vi faccio vedere dall'alto, l'abbiamo inserito in questa maniera qua.
Ora si va su Google, così vi faccio vedere dall'alto che c'è il fabbricato. È questo, vedete? È questo. E ce n'è anche un altro più sotto che non si vede. No, questo qui è dentro il perimetro urbanizzato. E qual Il è? Ce lo perimetro. fai vedere? Allora, il perimetro arriva No, no, tagliato. l'edificio, l'edificio. Questo, vedete la No, maniglia? quello è. Ce la rimetti la cartina? Sì, aspetta. Eccola qua. Non compare l'edificio accanto, neanche quello. E questo, però fai conto, è già dentro l'urbanizzato, quello evidentemente, Sì, non sono capito, quindi, aggiornate le ma come mai tavole. non compare? Non Non lo sono vediamo aggiornate le noi, tavole, neanche quello Riccardo. accanto, anche quello accanto probabilmente è nuovo. Questo dici? Sì. Ma infatti Oh, ma... questo è già dentro. Questo No, infatti è già Antonella, dentro. sto dicendo una cosa diversa. Ah, dimmi. Non... Sono due gli edifici che non si vedono. Ok, però l'edificio No, con ho cui si capito va. però, ma prima la domanda è, sono due gli edifici che non si vedono? Uno è qui dentro, ritorniamo all'ortofoto, se non ci si capisce. Allora, questo che dici te, che non compare nelle tavole, ok? È già dentro il territorio urbanizzato, è già E in non D3. compare, e non E non compare. compare. Non Bene. compare perché la cartografia regionale non è aggiornata. Ok. L'osservazione che chiedono è di allargamento, è di inserire quest'altro edificio sopra, che noi l'abbiamo non inserito perché non presente sulle carte, noi abbiamo tagliato il territorio urbanizzato in questo punto Quindi dove c'ho la sono maniglia. due gli edifici che non compaiono e quel vuoto apparente che ora nella cartografia che ci proponi ci sarebbe fra l'edificio che invece ora prendiamo atto che esiste e il resto del territorio urbanizzato, in realtà quel vuoto apparente non c'è, c'è continuità di edificato. Esatto. Beh, perché se non c'era continuità di edificato, io avrei avuto qualche perplessità. Ma Certo, ma siccome infatti se te la c'è guardi, ma continuità. infatti se te lo guardi così sembra proprio che lì non c'è nulla. Esatto. Invece siamo andati a vedere l'ortofoto e l'edificio c'è. E ce n'è uno accanto e c'è un treno di edifici e quindi viene messo tutto nel territorio urbanizzato. Va bene, per me è chiaro. D'accordo, altre osservazioni? No, avanti. Poi, osservazione 416. Allora, chiedono che una zona inserita in E1, cioè area prevalentemente forestale, sia inserita in area E4, cioè area prevalentemente agricola. Poi c'è una parte dell'osservazione che riguarda la classificazione, quella immagino io che l'abbiamo già vista. Se non l'abbiamo già vista, Antonella, diccelo così guardiamo anche quella. Se 15 si limita all'aspetto cartografico che stiamo analizzando in queste ultime commissioni, l'istruttoria è relativa al fatto che, ad avviso dell'ufficio, è corretta la classificazione E1 e non è corretta la classificazione E4 che è stata richiesta. Andiamo a vedere. Questo non ho capito perché allora 116. Questo non l'ho capito, aspettate un secondo perché scusate, allora. Questo non me la ricordo, ma come? Aspetta, devo prendere 416. Chiedono Aspetta. che il fabbricato sia inserito in area E4, Esatto. non Però in e E1. non in E1, ok, va bene. E quindi si tratterebbe di vedere se questo Vedi, fabbricato è. eccolo qui. Esatto, no, al di là del fabbricato è tutta l'area qui dintorno, vedi, siamo in zona E1. Ecco, Niente, loro se ci volevano fai la vedere, trasformazione se nel ci fai, 4. Antonella, se ci fai Dimmi. vedere Google e si vede che è Sì, un'area boscata, finisce lì, no? esatto. Allora, questa è tutta l'area dell'edificio.
Che sono quelli lì oliveti? Io infatti attenzione perché secondo me le colture legnose, ovvero oliveti e vigneti e frutteti, non sono ovviamente bosco e quindi sono aree agricole. Anch'io ho qualche dubbio, onestamente. Non lo so. Manola! Ci si può avvicinare di più? No, eh. Dimmi. Il problema che pone Jacopo, no? E che mi sembra centrato. Andrebbe capito se sono oliveti o no, perché se sono oliveti Sono olivi in quella zona, ci sono olivi in potrebbe quella zona, è sopra strada che c'è il bosco. anche essere. No, sinceramente non sono in grado di dire che non E vedo dici delle Graziano, chiome. scusa. In quella zona ci sono gli oliveti, il bosco è sopra strada. Anche sembrerebbe, no? A vedere dall'alto che siano Si può olivi. vedere col tridimensionale che forse si vede meglio. Sì. Te Alberto, puoi vedere? Alberto, aiutaci. Proviamo, ma il tridimensionale nel rurale. Insomma, Sto andando a guardare se riesco a vedere qualcosa. semmai le carte d'uso del suolo, quello sì. Antonella, poi questo problema del 3D, ricordamelo che va risolto, eh. Non lo so perché non, ma ho provato anche con l'altro motore. Non mi dà il 3D, non me lo dà. Non so se è un problema mio, ma non ce l'ha neanche Stefano. Ho provato anche col suo computer, non ci si fa ad averlo. Cioè, nel senso, non ce lo dà come icona di Google il 3D. Poi, logicamente, non ce l'hai da tutte le parti, il 3D, perché qui in collina non lo so. Non è sempre detto che tu ce l'abbia in collina il 3D, eh. Intanto. Antonella, ti puoi allontanare un pochino per farmi vedere la zona? Ah, sì, aspetta, eh. A posto. Ok. Scusate, mi hanno telefonato per una cosa urgente. Dicevi, Alberto? No, qua stavo guardando se vedevo, se intracciavo la zona, ma non Non c'è il 3D. c'è il 3D qua. Ah, ok. Onestamente sembrerebbe un uliveto, a vederlo così. Aspetta, guardiamo se nell'osservazione ci avesse allegato delle foto. Io non ho Intanto capito dove siamo qui. apro un attimo le foto, un attimo l'osservazione. No, niente. No, pensavo avesse messo delle foto, ma non c'è niente. Ma siamo sicuri che lì ci siano gli oliveti? Io non ho presente dov'è quell'area lì, eh. Quest'area qui è. Aspetta, eh. Aspetta, che metto il piano che mi ci ritrovo meglio. Siamo sopra. Aspetta, eh. La strada per le Per me qui degli Silerbi. oliveti non ce ne sono. Quassù, sì, siamo quassù. Se è dove penso io, degli oliveti non ce ne sono, però mi potete anche sbagliare. Finisce la strada, vedi? Aspetti, aspettate, c'è Roberto. Dai.
E dove finisce la strada dove c'è il parcheggio? Aspetta, ti rimetto Google. È questo qui. È sotto. È isolato. Questa è la via delle Silerchie. Sopra il parcheggio, è sopra il parcheggio. Il parcheggio è qui. Il parcheggio è qui. Ma è nel Mi sa bosco. che no, mi sa che siano olivi quelli lì, c'è tutta la Ma zona olivata lì, fino a che va la strada che porta alle pianelle. Dov'è il parcheggio? non è sopra lì, è sotto, non è dove dici te, eh. È sotto il Infatti, parcheggio, non è sotto. sopra, lì si sì, ha ragione. Non è sulla strada che porta alle pianelle. Ma anche dalla parte di là, c'ha anche Ma io sotto guarda, c'è la degli ma olivi, eh. scusate, ma lì c'è, cioè si riconosce una disposizione a filare chiara, Un chiara. è un terrazzamento con degli Ma olivi quindi. scusate, io ci sono andato col mio Google, ci sono arrivato e degli olivi non ce n'è. Allora, E allora io faccelo vedere, Riccardo. no, io non so come farvelo vedere. Lo Oh. condivido. E come faccio? E ditemi come fare, io ve lo faccio come Allora, faccio a condividerlo? io ora ti do, Riccardo, ti do un attimo. Ti assegno come nuovo relatore. Vabbè, E poi te dopo. in fondo e in Ora ci vado, guarda, allora ti assegno come relatore. Sì. Vai, ora ti condividi il tuo schermo. C'è delle icone, visto c'è delle È icone, questo, ecco, bravo. è condivisa, è questo. Bravo, ok. Dove sono qui gli oliveti? Mi sembra tutto bosco. Questo è il bosco. Se ci conoscete la zona, io la conosco. Dicevo, torna che è quello lì, il Sì. fabbricato. Sì. Sì, questo qui. Questi qui più bassi intorno al fabbricato, due o tre Però come piani. fai a fare una dischettina di 4, Jacopo? Come fai a No, qui segnare? degli oliveti non ce n'è, però oh, allora, vabbè, comunque ognuno di fa la sua. No, ma allora il punto mi sembra che è quello che dice l'Antonella, cioè noi dobbiamo, queste sono zone che hanno una loro omogeneità, no? Per cui Appunto. non è che si può fare un'isoletta. Credo, non lo so, ma non credo si possa fare un'isoletta. Quindi il problema qui è la prevalenza, no? Forse al di là. È un bosco lì. No, ci sta anche che ci sia qualche olivo, per l'amor di Dio, ma Sì, ma forse lì è un siamo in bosco. un'area boscata, ecco, complessivamente. Certo, ha ragione, è il versante che porta a metato quello E lì, certo. alla Sì. Carpigna. Bravo. Sono quasi tutti boschi. Antonella, se mi dai a me un secondo, anche secondo me non sono ulivi. Ho trovato. Vuoi la condivisione te? Sì, un secondo. No, pigliala tutta, tanto io. Vai, te l'ho data, vai. Eccolo lì. Io sì, ma è in boschi, via. È questo qui, no? Questo sì. Sì. Io direi che, insomma, che siamo in una zona boschiva, si possa dire, ecco. Senza possibilità di essere smentiti, ti dico. Sì, Presidente. Ah, scusate. non sono olivi secondo me questi qui. Va Va bene, io non è che voglio dire che sono lì alle querce o a Lecce, non era quello il punto, era qui di che si trattava. Ok, allora vado avanti, Presidente. bene. Osservazione 417. C'è una zona in H2 che No, sarebbe. 18, 18, Simone 18, 418. Scusa, 418. No, 17. No, Ah, 18. 18, 18, sì, ha ragione, scusa. Allora, c'è un'area inserita in H2 che in realtà farebbe parte di una proprietà che è stata inserita in zona B2. E quindi si chiede di inserire anche l'area in H2. È parzialmente accolta, quindi io credo che in parte l'ufficio abbia detto sì. Andiamo a vedere. Allora, questo è l'adottato, no? Che c'è questa C in H2.
Va bene, l'osservazione è questa. Noi abbiamo inserito, ora accendo la modifica. Quella C in B2, quell'area lì in B2. Perché parzialmente accolta? Non lo so cosa, non so cosa chiedeva, c'era qui qualcosa, si era già vista questa qui. Guardiamo l'osservazione tutta, perché non me la ricordo cosa chiedeva. 418. Allora. Questa è l'attuale. Modifica richiesta. Allora, perché parzialmente accolta? Aspetta, Forse è accolta. guardiamo un attimino se magari chiedeva qualche. Vediamo un po', eh. Perché mi ricordo se n'era parlato, forse nella normativa. Però non ci sono Non richieste. sembra. Parla solamente il discorso appunto della vicinanza dei fossi. Eh Mi pare solo cartografica, tra l'altro correttamente nel sì. registro c'è scritto così. Non mi Forse è ricordo accolta. come mai è Forse parzialmente accolta. è accolta. Ma forse perché chiedeva un po' più di roba rispetto a quella stessa. No, no, perché visto Riccardo, l'ho Aspetta, individuato. scusa, non l'ho vista. Vedi, questo è l'adottato che c'è questo dente. E lui chiede questo dente, quello che noi gli abbiamo dato. Quindi accolta, dai. Controllate, ma secondo me è accolta. Possiamo andare a vedere? Sì. Sorgente. Aspettate, ce la fa troppe cose. Aspettate un attimo. Te volevi andarla a vedere? Sì, grazie. Aspetta, intanto vedete dove siamo. Ok. Allora, dovremmo essere qui. Eccolo qui. Allora, l'area che noi abbiamo inserito dentro è questa qui che vedete. Questa. Tutta la proprietà è questa qua. Tutta la proprietà, qual è, scusa? Allora, aspetta, che ritorno un attimino qui. Allora, tutta l'area è questa qui, va bene? Questa. Su Google. È questa. Pannoncino verde, questa è la C che noi abbiamo messo dentro la zona B2. E poi Sì, tagliate. allora sostanzialmente noi abbiamo inserito nella zona B2 quell'area verde che effettivamente sembra molto diversa da quella accanto e sembra effettivamente la pertinenza di un fabbricato. Vogliamo andarla a vedere se ci si va con l'omino? Aspetta, si prova, proviamoci. Sì, ci si va, guarda. Che Dall'alto la fortuna. differenza si vede, però. Che fortuna. Allora. Giriamoci verso il lato giusto. Allora, questi sono quei capannoncini verdi, vado più in qua, dovrebbe essere questa l'area. Aspettate, eccola qua. Ma scusate, ma io vedo c'è un muro però quella casa lì che Girati un divide. po', Antonella. Mi giro. Ora, Sì. A Alberto, che lo conosci anche sinistra, meglio non a destra, a sinistra. questa zona qui. Gira in senso No, ma antiorario, fermi lì, fermi. infatti, Riccardo, non è questa che te la chiede, eh. È tutta quest'area qui fa parte di tutto questo complesso di capannoncini. Non so se c'è Ah. un'attività qui dentro. C'è anche una strada lì.
passa qui nel mezzo, però si chiude No, lo qui, so. aspetta. Però chiude qui, guarda, chiude qui. Sì, ho capito, ma se... io non riesco a capirla, ti dico la verità. No, non la capisco questa. No, no, ma io l'ho capita, ma va capita una cosa forse. Quel manufatto lì col tetto celeste, per capirsi. Che Questo, roba è? questo. E boh, aspetta, ritorniamo Andiamola a su. vedere con Sì, ritorniamoci. Ma per me è di pertinenza di quello lì, se proprio ti dovessi No, dire. è di pertinenza di quello lì, questo è pacifico. Allora, eccolo qui. Questo E che è? Una serra? è un È la serra, è capannoncino. l'agraria. Aspettate perché mi sta andando. Ora mi rigiro a modo, eh. Eccolo lì, ferma, ferma, è quello lì. L'agraria, sì. C'è il vivaio dentro. Quindi. È una serra, ci vendono le piantine. Esatto, anche peperoncino. Ma ho Quindi capito. la proprietà è la stessa? No. Corretto. No, penso di no. No, le ragazze si chiamano in un altro modo, che meglio si chiama. L'agraria c'è un dono. Scusate, infatti l'agraria è Pardini, l'altra non la capisco questa osservazione, questa io. No, ma allora, Riccardo, qui non è un problema di capirla. Qui siamo in una situazione nella quale, diciamo, una parte dello stato dei luoghi fa pensare che siamo nel territorio urbanizzato, no? Questa strada, lo vedi, insomma, c'è un'urbanizzazione senza dubbio. Ora, la natura di quell'edificio e quello che ci sta davanti potrebbe essere anche da territorio agricolo, cioè potrebbe anche essere che Aspetta, lì fatti inizi il vedere un territorio attimo. agricolo, onestamente. Antonella, Dimmi. difendi la proprietà com'è? Ma infatti sto cercando il catastale, stavo cercando quello io, sto cercando il catastale di cui lui menziona, è il 39224. Allora, nella sua osservazione lui cita come sua di proprietà il foglio 39244, che è, lo vedete? Aspetta che ve lo... Allora, è tutto questo, e chiede appunto l'inserimento di questa porzione in H2 di sua proprietà, Di proprietà di chi? 244, Io non ho capito di proprietà di chi. Sì, e di chi fa l'osservazione, non te lo posso dire. ho capito, no, ma non Quale dell'agraria. fabbricato? Di quale Non fabbricato? dell'agraria. Allora, aspetta, che chiudo questo perché così mi si ingrandisce meglio. Allora, la particella che cita lui nell'osservazione è la 39 244, che fa parte dell'edificio quello che la serra. Ma è un'unica particella catastale? È un'unica particella, compreso anche Ah. tutti quegli edifici che sono da quest'altro lungo il fosso. È tutta una particella, fino a, guardate com'è lunga, compreso anche quest'altro, fino al parcheggio Quindi E2. lui sta dicendo l'unica particella catastale che ho, inseritemela tutta nel territorio urbanizzato, Esatto, visto che il grosso è nel territorio urbanizzato. Vabbè, ma se è un'unica particella catastale, dal mio punto di vista va bene, perché vuol dire che diciamo, questa storia origina, no, in modo uguale su tutta l'area. Cioè, ora tagliargli in una particella catastale unica mi sembra un errore. Cioè, un errore, una cosa correggibile, via. Questa è la mia opinione. Quello che comanda lì non è, Antonella, un attimo, quella che comanda non è la serra lì, girati esattamente dall'altra parte. Per favore. È quel capannoncino lì, è quella bravissima, è quella lì che c'è un magazzino di ferro dentro. E la particella catastale è unica. È unica, bravo. Ora se si gira, beh, di là, di là, di là. Brava, benissimo. Quella lì, quella lì. Vabbè, ma Domanda quel fabbricato lì. io sono d'accordo, appurato che la particella catastale è unica, appurato che quel fabbricato è quello di riferimento, quindi si tratta dell'area davanti al fabbricato sostanzialmente, io sono d'accordo con l'istruttore. Ma d'accordo, che vuol dire? Che vuol dire Come, parzialmente? appunto perché noi l'abbiamo accolta parzialmente,
No, è totalmente accolta, Manola. No, Allora non c'è d'accordo, qui è parzialmente. ma abbiamo visto che è un errore parzialmente. Li abbiamo accolto tutto. Perché era un pezzettino quella che è rimasta fuori, giusto, Antonella? Sì, questa C qui, questo dente qui. E gliel'abbiamo accolta. Scusate, leggete il parere. Si propone di modificare la cartografia limitatamente a una quota parte delle aree indicate, ritenuta coerente con i contenuti propositivi dello stesso PO. Manola, però Da sembra che quando? già lui È avesse. ereditata. Ora io non lo so che cosa, non, la modifica cartografica che abbiamo fatto, io non lo No, so. semmai verifichiamo che al netto del fatto che nell'adottato c'è soltanto quel quadrante lì che resta fuori, l'accoglimento, se di quel quadrante, se comporta il parzialmente o totalmente accolto. Perché Antonella, la comunque. modifica Ma infatti cartografica ce quello. l'abbiamo? Sì, infatti l'avevo fatta vedere io. Questo è lo stato attuale, va bene? Eccolo qua. Ho Adottato. adottato, poi vado allo stato modificato e ce l'ho tutto, Manola, vedi? Allora sì, allora ha ragione Simone. Allora è sbagliata, è La sbagliata. risposta, sì. Cioè, mi sembra che ci sia un equivoco legato al fatto Sì, che no, già lui hai aveva chiesto una porzione. Mi sembra, eh? ragione. Sì, perché lui dice io ce l'ho 3/4, mi mancava il quartino lì. Sì, me la noto, gli diamo una Sì, controllata, ma bravo. è Ok. così, penso. Quindi è accolta il parere. Sì. Sì. Però anche qui si controlla e ve le sottopongo da ultimo tutte, ve le faccio rivedere. Vabbè, Come si Manola, ma cambia il parere, capito Riccardo? va bene, sono Come il parere d'accordo. viene cambiato rispetto a quello originario, le rivedrete, ce l'avrete perché ve lo invierò anche. Ok. Manola, con la differenza che questa non è una modifica sostanziale, cioè al massimo è una correzione di errore materiale. Sì, certo, ma siccome hai capito, è nel documento, è fatto in un modo, No, quindi. no, va bene, va bene, va bene. Ok. Osservazione 420. Allora, questa osservazione ha due parti, una di carattere normativo che abbiamo già visto in fase normativa e una di carattere cartografico. La parte cartografica riguarda un'area nella zona delle Bocchette che noi avevamo già inserito in una previsione di distributore di carburante. Se capisco bene, l'osservante chiede un ampliamento di quell'area, dicendo che una parte di quell'area era rimasta fuori dalla previsione e che questo però comporta un problema di organizzazione del distributore. E quindi chiede che una parte dell'area, diciamo, che era stata inserita in F1. F1 venga inserita nell'I4. Quindi bisogna Scusa, ma andare è quella che si è vista l'altro giorno che c'era un'osservazione al contrario? a vedere. Esatto. Esatto, è la stessa, sì. Solo che in adozione avevamo perimetrato un'area leggermente inferiore, ci puoi far vedere, Antonella? Oh, vedi, c'era quest'area residuale Riccardo Verde. E il cittadino dice: non ha senso che una parte dell'area me la mettiate in verde, datemi più possibilità di organizzare il progetto del distributore. Va bene, ma è giusto. Ma sì, anche perché diventava un verde anche con una funzione poco sensata, anche perché lì accanto c'è invece la previsione importante, no? Ad alto gradiente ambientale. Sì, ma poi è chiaro che insomma quegli spazi lì di risulta chiaramente ci avranno da organizzarli senza troppe Me la funzioni. fate vedere per favore un attimo su Google? Volevo vedere la distanza dalle case per favore di quella parte lì. Mi preoccupa un pochettino qua giù che sia un po' troppo vicino alle case, non lo so, ditemi voi.
Se può. Ma ascolta Riccardo, un No. distributore di carburante. No, no, sto ragionando ad alta voce, quindi non è che non è nulla di conclusivo, sto provando a ragionare. Un distributore di carburante per lo più è fatto di spazi di manovre di sosta, no? E poi ci possono essere delle attrezzature di servizio. Quindi loro ti dicono. Se mi metti una parte nel verde, io organizzo peggio, no? Questo aspetto, diciamo, dell'organizzazione del distributore. E quindi non è detto che sia meglio per le case, capito che voglio dire? Sì. Cioè. Allora si può fare delle prescrizioni che qui non ci venga niente che possa danneggiare chi già vi risiede, oppure che ci sia solo un'area di sosta, qualcosa, o No, non ci può fare? allora, l'unica cosa che uno potrebbe, però non saprei come scriverla, nel senso che andrebbe casomai introdotta nella norma generale dell'I4, cioè che quando vai a progettare l'intervento, no, la parte, diciamo, volumetrica, no, tendi il più possibile, no, a collocarla in modo tale che, diciamo, sia lontana da eventuali case che sono d'intorno, però non saprei come scriverla, bisognerebbe un attimo ragionarci. Perché poi in realtà un distributore, ripeto, è per lo più. No, no, è vero, insomma, però insomma, se si può salvaguardare anche chi già vi risiede, insomma. Si può rivedere il sovrapposto, Antonella? Cioè, lasciarci un verde lì secondo me ha poco senso perché non ha una funzione e poi ci costa di manutenzione a noi, Sicuramente, no? sicuramente. Però prevederci qualcosa. È chiaro che negli spazi di contorno di solito queste funzioni qui hanno bisogno, no, di avere un po' di margine comunque. Sapete che si può fare? Si può inserire che nella norma che quando un'area, diciamo, di distributori di carburanti, no, è vicina a delle case, si possono, come dire, in fase edilizia dare delle prescrizioni, come dire, di schermatura, no, verde che crei una maggiore separazione fra l'ambito del distributore e quello delle case. Però allora lo inserirei nella norma, cioè accoglierei l'osservazione perché quell'aggeggio lì di verde ha veramente poco senso, però a tutela, diciamo, di quelli che sono lì intorno, direi, no, che una schermatura di carattere ambientale dal lato, diciamo, delle case può essere utile. Che dite di inserire nella norma questa possibilità in fase edilizia? Ascolta, ma la norma però è generale su tutti quelli quattro lì. Sì. E diventa una norma generale, no? Che poi in fase edilizia te la calibri a seconda della situazione dei luoghi. Che dite? Sì, va bene. Io sono d'accordo. Oh, me lo sono annotato, eh? Che dite, Alberto Graziano? Fate Va bene. sentire. Ok. Beh. Quindi l'istruttoria resta di accoglimento, ma alla manovra si è assegnata questa modifica sulla norma. Okay? Poi, osservazione. Trattasi di un'unica proprietà inserita in parte in B2 e in parte in D2. L'osservante chiede l'inserimento di tutto nella B2. Andiamo a vedere. Questo è il terreno che è in B2 della stessa proprietà del D2, questo è l'adottato e questo è il modificato. Abbiamo ampliato la Non zona vedo del. niente. Allora è il contrario di quello che ho detto. Sì, scusate, è l'esatto contrario di quello che ho detto, perdonatemi. È una parte
in B2, una parte in D2, finché avevo detto bene che il cittadino chiave venga inserita non tutta in B2, ma tutta in D2. Esatto. Ok? Quindi il cittadino ritiene che quell'area che stiamo inserendo in D2 sia pertinenza dell'attività produttiva esistente perché è di sua proprietà, insomma. Sì, io la vorrei vedere bene Sì, la perché vediamo, poi, la vediamo. sì, perché poi questa qui, se si inserisce tutto in area D2 va bene, niente in contrario, ma qui lui poi che ci può fare? Perché accanto c'ha delle case, se ci fa delle attività che poi danno fastidio a chi già vi abita, che sono vicine. No, allora, nuova edificazione non la può fare, può ampliare con le regole del D2 l'edificio esistente. No, ma dico Quindi. se ci fa un capannone che fa rumore, lì è vicinissimo, lì mi sembra. Magari guardiamo meglio, magari mi Sì, sbaglio. andiamo a vedere, andiamo a vedere. Lo utilizza già come piazzale, vedete? Ma qual è, scusa? Ah, È quest'area che vedete qua, c'è il mouse sopra. la vuole utilizzare come piazzale? Ah, va bene. Cioè, no, ti faccio vedere che c'è già, vedi, una continuazione con l'attività che c'è sopra. Però io credo che onestamente l'istruttoria non sia ineccepibile, perché è chiaro che questa non è un'area pertinenziale della casa, ma è un'area pertinenziale dell'attività, quindi è corretto riconoscergliela come tale. No, certo. Si può allargare un attimino? Dov'è il capannone qua? Sì, c'è Negli qualcuno, questo qua, identificativi guardi. catastali c'è da inserirceli però i numeri dei mappali perché il 133 è solamente il fabbricato. Cioè, Aspettate, ma che vorrebbe dire, scusa? eh. Lo so io, aspetta, guardiamo un attimino qui, voglio vedere un attimino questo. Se noi abbiamo messo quei mappali lì, aspetta, eh. Vedi, perché lui ci cita solo questo, vedi, Alberto. Poi dopo, quando invece andiamo a vedere la cartografia, ci mette anche questa, vedi? Sì, Ma comanda noi la abbiamo messo nel cartografia. registro l'osservazione che chiede, la particella che lui ci mette, capito? Sì, è evidente che la cartografia comanda, nel senso che l'osservazione è chiara e Sì. quindi poi bisognerà, diciamo, essere conseguenti. Riccardo, Capivo. rispetto alla preoccupazione che hai, mi verrebbe da dire che dal punto di vista strettamente volumetrico problemi non ce ne sono perché un'addizione, se lui volesse fare un'addizione, no, a quell'immobile, ovviamente la deve fare attaccato all'immobile principale, no? Quindi non può fare un nuovo fabbricato staccato. Chiaramente quella può essere usata invece come un'area di resede, no? Cioè è già così ora, è un'unica proprietà, mi sembrerebbe, diciamo così, corretto quel che si fa a livello istruttorio, ecco. Del bello ce n'è poco lì, mi sembra. Boh. Cioè, io non so, lì una forma. Cioè, proprio a ridosso delle case, un piazzale brutto. Vabbè. Commissari. Io ho delle perplessità, ti dico la verità, lo sai che io sono sempre favorevole, ho delle perplessità per l'area anche lì, perché cioè, la fine la vedrei proprio dove si vede quella riga che c'è lì, vedrei proprio la fine di questa azienda qui e di qui in là la vedo più residenziale che produttiva.
la vedo qui la fine. Da qui là la vedo più zona residenziale. La vedo che entra nella zona residenziale un pezzo che a me non piace, però è un mio parere, magari anche sbagliato, non lo so. No, ma Riccardo, non è che quello che dice è sbagliato. Il problema di queste situazioni qui, diciamo, è lo stato dei luoghi, no? Perché in un mondo ideale quello che dici te è corretto, cioè sarebbe auspicabile una maggiore divisione, no? Tra la parte produttiva e la parte residenziale, perché come dici te, questo piazzale qui che entra dentro, no? Verso la casa. Bello non è, e non so, magari può anche creare qualche problema di interferenza, non lo saprei. Non mi pare in questi anni abbiamo avuto segnalazioni, però non lo posso escludere. Dopodiché, a mantenere una parte di un piazzale di un'attività produttiva in un'area diversa da quella dell'attività produttiva, no, si possono creare dei problemi che noi non immaginiamo, no, in questo momento rispetto a eventuali esigenze aziendali. Perché chiaramente se te inserisci un pezzo del piazzale dell'azienda in B, si può creare una qualche interferenza, no? Te pensa a una situazione magari a cavallo fra il D e il B, che non si sa quale disciplina applicare, no? Quindi a me, come dire, torna che l'ufficio qui abbia privilegiato un aspetto di fatto, no? Che comunque è ammissibile sotto il profilo normativo, perché comunque siamo nel territorio urbanizzato. Ora, fossimo stati nel territorio rurale, era problematico, ma qui siamo dentro il territorio urbanizzato e si tratta di decidere, diciamo così, il confine fra una zona produttiva e una zona più residenziale. Lo stato dei luoghi premia il ragionamento dell'ufficio. Diciamo un elemento di pulizia privilegerebbe quello che dici te. Il rischio, ecco, quando si fanno operazioni sulla carta, poi di non rendersi conto, magari di mettere in difficoltà un'azienda, capito? Questa è la mia preoccupazione, ecco. Preoccupazione giusta, anche la mia. Commissari, dite voi. Io starei all'istruttore dell'ufficio, però voi avete il diritto dovere di esprimere il parere, quindi. Io pure mi attengo al parere dell'ufficio. Sì. Anch'io, pur condividendo il ragionamento di Riccardo, perché non è privo di logica, ha ragione il tutelare. Però vai sostanzialmente a creare un precedente perché di fatto è 20 anni, 25, che sappiamo tutti che attività c'è lì dentro, no? Sostanzialmente di fatto ha comprato e l'ha adibita fin da subito e da sempre. Sono anche abbastanza recenti quei fabbricati lì, quindi quando sono nati Riccardo, i fabbricati sono nati con la consapevolezza dell'attività che era già lì, quindi non è che è nata prima la casa e poi dopo c'è stata fatta l'attività. Lì è tanti anni che c'è l'attività e almeno un paio di quei fabbricati lì sono nati dopo l'attività, quindi ben conoscendo lo stato dell'arte. Quindi sostanzialmente mi sentirei di privilegiare l'attività commerciale perché poi comunque sia da una continuità lavorativa e tutta, è un bel pezzo di piazzale barra magazzino che gli andresti a togliere, capito? No, Questa è la mia riflessione. no, erano delle perplessità, ma anch'io mi allineo, no, su questo, sul parere dell'ufficio. Ok, allora vado avanti. Osservazione 430. Allora, questa è una proprietà a cavallo tra il comune di Stazzema e il comune di Camaiore. Siamo alla culla. E loro chiedono che una parte della reserva di proprietà venga inserita nel nucleo rurale, in quanto farebbe parte appunto, in quanto risiede di un nucleo. E l'istruttore di accoglimento, andiamo a vederla.
Allora, questo è l'adottato. La proposta. Ah no, questo è l'adottato. Qui è particolare, nel senso che qui abbiamo noi il confine con il comune di Stazzema, no? E Sì. cosa succede? Allora, questo è quello che la destinazione, come vedete, a verde e 4 del regolamento urbanistico, il piano operativo nostro. Poi lui, siccome ha le case sull'altro comune, ha chiesto appunto del terreno di sua proprietà, che è questo, vedete in giallo, che fosse perimetrato in zona RBA. E noi l'abbiamo inserito per un discorso anche di pertinenze di queste case, anche se le case effettive ce l'ha nell'altro comune. Ma questo è un caso unico, senza Sì, precedenti. molto unico. Se avete ritenuto che questa sia la migliore soluzione sotto il profilo tecnico, direi che va bene. Sì, la volevo vedere però sì, va bene. Allora, RBA che sarebbe? aspetta, ti vado con l'ortofoto, eh. No, basta ovviamente che Sei effettivamente qui, sì. vedi? Per Guardate, vabbè. cui la zona che va a finire nell'RB è questo, vedi? Per Ma sì, il ma sì. nostro comune. Va bene, Vedi Riccardo, c'è un pezzo di scusate, edificio. dal telefono, non ho capito, No, è scusate. per quello, infatti ti ricapitolavo per quello. Lo vedi, un pezzo, il grosso dell'edificio ce l'ha nel comune di Stazzema e un pezzettino ce l'ha nel comune di Camaiore. Noi gliel'avevamo inserito in territorio agricolo. Lui dice: provate a perimetrarmi una specie di nucleo rurale che sia di pertinenza del fabbricato che ho nel comune di Stazzema, sostanzialmente. Va bene, mi sembra una soluzione adeguata. È una situazione particolare questa qui. Almeno lì si riconosce un perimetro dentro il quale si può un pochino muovere. Vi torna? Sì, è chiaro. Certo che paradosso, mamma mia. Sì. Cioè, peggio è la chiesa. La chiesa, il prete dice la messa a Stazzema e si veste e si inizia la sagrestia là su Camaiore. Ma quello anche a Valbrunato, stava a Massarosa, ma la chiesa è su Camaiore. No, vabbè, ma quello sono due cose diverse, proprio nette. Ma lì no, lì vai in sagrestia se a Camaiore, vai in chiesa se a Stazzema. Ma Vedete? a San Pellegrino Analpi c'è anche il passaggio di regione, eh? E di Quello sì, provincia. passaggio di regione, si passa dalla regione Emilia Romagna alla regione Toscana. In chiesa, dentro la chiesa. Cioè, per quello anche dentro il bar mangi in Emilia Romagna e paghi in Toscana, eh? Cioè, per quello. Siamo d'accordo su questa, mi sembra chiaro, no? Perché insomma, se no. Poveretto, meno male se ne è accorto. Allora, osservazione 437. Siamo a Camaiore, siamo in una previsione di carattere espropriativo lungo la via Tabarrani e diciamo l'osservante chiede di poter riconoscere uno spazio di resede maggiore all'edificio che è collocato accanto alla previsione di esproprio F1. Vediamolo e sarebbe parzialmente accolta. Ora poi su questo vi devo dire una cosa. Questo è l'adottato, va bene? Per tutta quest'area qui F1. E gli abbiamo riconosciuto 15 metri di resede qui, includendogli anche questi due gazebini che c'è in giardino. Antonella, ti volevo chiedere una cosa, ma questa Dicimi. è la cartografia modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione? No, perché quella è quella, ti ricordi che te avevi estratto per l'ufficio patrimonio? Sì, ma infatti io volevo aggiornare la commissione su questo. È delicata quella zona lì, eh? No, ma poi Riccardo, qui c'è una novità successiva all'istruttore dell'ufficio, cioè io non so a che punto è, ma conosco bene la questione e quindi poi mi riservo di dirvi a che punto è a livello di procedura, ma però la conosco bene nel merito.
Cioè, qui è successo che i proprietari dell'immobile siano anche i proprietari dell'area, ok? È un'unica proprietà, dall'edificio che è accanto al Palazzo Vittorio fino sostanzialmente al confine in basso a destra del... Se guardiamo. Antonella, il microfono. Ah, scusami. Fino al confine in basso a destra. Quindi praticamente è tutta un'unica proprietà, ok? Ora cosa è accaduto? Che questa proprietà è stata messa in vendita, tutta, va bene? Il comune, sulla base di una previsione di bilancio, come dire, sta valutando l'acquisto. Perché sta valutando l'acquisto? Perché te potresti ad una cifra molto ragionevole diventare proprietario sia dell'edificio, che può avere varie funzioni, no? Per come è collocato, sia di tutta quell'area enorme di resede che è, diciamo, no, il giardino d'ingresso, potrebbe diventare lato via Tabarrani, un po' come è stato fatto sul lato via Oberdan, no? Dal lato, diciamo, del cosiddetto giardino murato. Per cui noi come comune stiamo, non so a che punto è, ma credo a buon punto. Stiamo, diciamo, lavorando all'acquisto di tutta l'area. Ora, alla luce di questo, considerato che poi alla fine più il parco è grande, meglio è dal punto di vista, no, dell'organizzazione, credo, degli spazi, forse si potrebbe anche non accogliere l'osservazione. Non so se mi sono spiegato perché c'è questa novità. Io, per me si può anche mettere a verbale, non ho problemi lo sto dicendo, quindi uno la mette a verbale, ecco. Perché è così, insomma, il comune sta lavorando all'acquisizione di tutto quel complesso, edificio compreso. E quindi mi lascerei i margini per realizzare, diciamo, un'area verde che sia il più grande possibile. Cioè, venuto meno il problema di distinguere le due parti della proprietà, mi sembrerebbe ragionevole mantenere l'area verde il più grande possibile. Ma scusa, Simone, ma l'edificio che vorremmo andare ad acquistare è quello accanto a Palazzo Vittorio? No, ma per me va fatto subito quella cosa lì, non lo dico perché Ma noi ci stiamo quello che lavorando, Riccardo, proprio in quel no, senso lì. nel senso fatelo perché effettivamente può dare sfogo, può portare veramente anche all'abbattimento di quel muro brutto e alla valorizzazione delle mura storiche che ci sono all'interno e creare un passaggio, per me è fondamentale farlo. Manola? Aspetta. Sì, dimmi. No, dicevo, ho aggiornato la commissione sul fatto che il comune, anche se diciamo l'ufficio titolare è quello del patrimonio, ma ce ne siamo interessati anche noi come urbanistica, ovviamente sta lavorando all'acquisizione, no, di tutta quella proprietà. Mi verrebbe da dire, Manola, ma non so se te vedi elementi tecnici o stativi da questo punto di vista, che forse in ragione di questa novità che non c'era nella fase istruttoria si potrebbe lasciare la previsione originaria, che dici? Sì, infatti, sono d'accordo. La mettiamo un attimo da parte e si appronta la. Perché c'è la previsione, ora che è andato via, che il comune compra tutto, edificio e l'area di pertinenza per farci un verde pubblico. No, anche perché io credo che le valutazioni siano state fatte sullo stato adottato, no? Perché non poteva essere che così. Quindi, Sì, certo. e quindi mi sembrerebbe coerente mantenere lo stato per come è stato adottato. Ecco. Quindi, se siete d'accordo, commissari, rimaniamo che si rimane allo stato adottato, che prevede un'area verde più grande, più a ridosso del fabbricato. Ci fosse qualcosa, Manola, ce lo segnali, in ogni caso cambierà. Cambierà l'istruttoria, va bene? Sì, certo. Ok. Poi. Osservazione 440. Viene chiesta l'estensione della zona E4 per una residua porzione di proprietà che è rimasta fuori dalla medesima zonizzazione.
l'istruttore di accoglimento, e quindi andiamola a vedere. Questo è l'adottato, vedete, è in zona E1. Questo è il modificato E4. Allora, il fabbricato è quello che era a ridosso del confine? Questo, sì. Quindi, vabbè, avevamo tagliato la zona proprio a ridosso del fabbricato. Guardiamola. Ora, magari, se si vede qualcosa dall'alto, si tratta di vedere se il perimetro può essere più o meno... Insomma. Il fabbricato qual è? Secondo me non c'è neanche più il fabbricato, dovrebbe essere qui. Aspetta, non vedo fabbricato. Magari è coperto dalla può darsi. Aspettate, rispengo questo, riaccendo quest'altro. Può darsi, io devo vedere il fabbricato, però lì. Vedi? Questo nella carta tecnica regionale ce lo segna, questo è fabbricato qua. Ma beh, può darsi sia stata una baracca. Però io se vado a vedere sull'ortofoto, vedi, non lo vedo. Comunque, Riccardo, quello che noi dobbiamo stabilire è se è un'area boscata o agricola, giusto? Sì, ti rimetto sopra, allora il giallo che ti metto sopra è l'area che noi abbiamo cambiato, vedi? Quella lì come la considerate voi? Non è difficile considerarla un'area agricola. Appunto. No, soprattutto per il criterio che si è tenuto prima. Esatto. Ma io sono d'accordo con te, Jacopo. Anch'io. Manola, qui vi chiederei un supplemento istruttorio. Sì. Va bene? Sì, avete ragione, sì. Ok, poi, se siamo tutti d'accordo, do per scontato nel silenzio che siamo tutti d'accordo. Osservazione 442. Si tratta di un fabbricato abitativo, in parte ad uso magazzino e in gran parte ad uso. Si chiede che l'intera proprietà venga messa in zona E4, perché una parte in questo momento è in un'altra zonizzazione, cioè E1. Andiamo a vedere. Ah, sì, allora. Questo è l'attuale. Quindi il fabbricato è il 2, Antonella. Aspettate, allora le 2 è in E4. Sì, no, dico il fabbricato a cui fa riferimento nell'osservazione è quello lì. È sì. Quello lì. Sì. Okay. Poi vediamo un po' come gliel'abbiamo allargato. Andiamo a vedere l'ortofoto. Andiamo a vedere. Allora. Eccolo qui. Allora, tutta la zona che noi andiamo a modificare è questa. Ritorno sul... E poi c'è anche una strada nel mezzo. È questa qui, sì, Riccardo, non si vede perché è sotto... Ma si è vista di là, si è vista di là. Ah, okay. Torna all'ortofrota, Antonella. Eccomi, la strada è questa, eccola qua. Mi ridite il numero dell'osservazione? È la 442. Sì. No, l'unica cosa davanti, che quella lì sarà una strada d'accesso, no? Immagino. E che strada è? Che strada è? Non lo so. Si prende di... Non so se è una strada sua, sembrerebbe che si unisca... Aspettate, io non ci conosco, per cui sono tutte queste strade qui, però non so se sono private, Simone, o pubbliche, non lo so. No, certo. Scusate, ma lì non siamo in via, non è la via di Colli di Versona, quella lì, o sbaglio? Sì, bravo, sì. Allora... Cioè... Tutte quelle strade fatte con la vecchia lottizzazione del 67. Appunto, ma... Te, Graziano, ci conosci lì, no? Qualcosa sì. Però sotto, non capisco dov'è quella casa lì, non capisco, però vabbè. È sul percorso che poi ti riporta di lì, arrivi dopo, arrivi a Frati e sì, giù. Sì, quello va bene.
quello va bene. Insomma, cioè sotto il bosco, è tutto bosco. Appunto, lì c'è dei de boschi, ci può essere al limite, ci può essere un liveto, ma in quella zona mi sa che è bosco prosco proprio. Mi sembra però, anch'io. Allora, se è bosco, va No, mi rifatto. sembra, però guardiamolo bene. Perché Ma lo vedo male così alla fine. un po' di radura verde c'è, non è proprio subito denso bosco, però magari No, un non po'. ci arriva la strada, non ci arriva l'omino, vedete? No, almeno ti arriva Sotto fino la al coso strada, lì, ti arriva chissà che fino a un certo punto. sopra forse c'è anche ma sotto la strada, quella zona che diceva prima No, non si vede niente, scusate, ci ho provato, ma non si No, è vede. tutto. Eh? Ma non è No, lì. Eh? no, questa è via Colletto Santucci. No, 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 no. Sto Allora, lì, solo. non la vedi, sto lì, non la vedi com'è fatta. Ve lo dico io, sotto la strada andiamoci anche a vedere, è tutto bosco. Ciao, Scepalone, va Sopra, finito. Scepalone, sì. Sopra, sì. Sopra purà c'è qualche oliveto, eccetera. È quella strada che è un pezzo sterrata. Ecco una cosa, visto che è un po' più di un paio di osservazioni che si riferiscono a queste partizioni spaziali qui. Io, per quel che mi ricordo, poi non ho la norma sotto mano, la rilevanza di questo tipo di osservazioni riguarda il livello di trasformazione accessorio, tra virgolette, no? Che ci può essere degli spazi, ovvero sia. In aree agricole, rurali, prevalentemente agricole, sono ammessi interventi funzionali alla conduzione agricola, anche hobbistica di quelle aree, cosa che invece in realtà non è pensabile per i boschi. Non, se l'ufficio, l'assessore vuol confermare, perché questo secondo me è un elemento che chiarisce un po' la questione. Sì, mi sembra anche a me di ricordare che la differenza di disciplina riguarda più che altro gli interventi di carattere accessorio, cioè non mi sembra che abbiamo costruito differenze di discipline Perché sull'ampliamento dell'edificio. questo secondo me è rilevante non tanto in termini di quello che ci puoi fare di trasformazione fisica, ma nella conduzione fondiaria, cioè la conduzione fondiaria è bene che sia altra cosa rispetto alla disciplina urbanistica, perché non è de detto per niente che un bosco in abbandono rappresenti un valore che vada mantenuto, magari è meglio un bosco coltivato, un bosco diradato. Un bosco mantenuto oppure un bosco che si trasforma in una coltivazione di altro tipo, anche soprattutto se in certe situazioni l'abbiamo molto vicino al tessuto abitato. Questo è vero in certe frazioni, eh? Ma lì c'è una storia che ci passa anche nel mezzo. Manola? Indipendentemente da questo caso, Dimmi. Manola, non mi ricordo una cosa, che è questa. La differenza di classificazione interna al territorio agricolo, no? E1, E2, E3, E4, ha una rilevanza sull'area sede, cioè limita in ipotesi il raggio dell'area sede di 30 metri? No, No. assolutamente no. Quindi alla fine, secondo me, si può serenamente, se ci sembra che sia un bosco, mantenere tale la classificazione. Tanto più che lì c'è una strada che mi sembra tolga natura pertinenziale, anche volendolo, alle aree che sono di sotto, no? Cioè, se c'è una strada che attraversa accanto al fabbricato, quello costituisce un limite fisico, onestamente, no? Vi torna? Comunque, se volete condividere, l'ho trovata ancora ora su Google anch'io, ve lo faccio vedere, si vede anche meglio. Volentieri, volentieri, meglio si vede e meglio è. Antonella? Lo vedete? Dai. Questa è la casa e questo qui è tutta quell'area. Manola. Dimmi. Salvo che qualche commissario non mi smentisca, mi sembrerebbe uguale a quella di prima, cioè un supplemento Infatti. istruttorio. Eh? Siamo d'accordo, commissari? Sì. E qui c'è tutta una situazione di pini andati giù durante il 2015 e altri momenti, e
è uno scepalone che non finisce più. Poi c'è passato un incendio che si era 3 anni fa, forse 3 o 4 anni fa, c'è passato anche l'incendio, dico. Insomma, è corretto dire che è boschiva questa zona, eh? Va Sì, bene? quello sì. Ok, poi. Osservazione 443, giusto? Parte del terreno è stato ricompreso nella zona urbana e parte no. Si chiede che venga ricompresa anche la parte restante. L'istruttore di non accoglimento, perché ad avviso dell'ufficio non ci sono le condizioni per accoglierla. Vediamo. L'edificio. Osservazione è stranissima, Cioè? perché se la leggi, perché è già dentro il territorio B2. E allora? Vedi cosa dice? Dalla tavola del PIO si evince che solo parte di un terreno di cui è il foglio numero 22, 333, ora io cerco 22, 333, guardiamo, eccolo qui, sì, va bene, ok, ci siamo, eccolo qua, mi sono svegliata io, scusatemi. Eccolo qui. Vuole una parte dentro il B1, il B2, l'altra zona è tutta quanta. Lui voleva che fosse inserita tutta la zona in area B2. Commissari, rifallo vedere Antonella, Eccolo la qui. sovrapposizione già ferma. Come vedete non possiamo costruire, no, un dente, insomma. Va bene? Allora vado avanti. Osservazione 444. Allora, siete? sì, è un po' lunga l'osservazione. Allora, si tratta di un immobile di natura residenziale che noi avremmo inserito nella previsione di parco della Badia. Esatto. F4, anche della batteria, F4. Quindi sostanzialmente loro chiedono, sforzando da questa previsione, poi spiegano altre cose, ma mi sembra che la sostanza sia questa. Si chiede di correggere la tavola con la più congrua classificazione di edificio di antica formazione con destinazione d'uso residenziale. E chiedono o la 3, se capisco bene, o l'1, e comunque insomma residenziale non inserita nella previsione di parco. Andiamo a vedere. Questo è l'adottato, tutto in F4, e lo andiamo a modificare inserendo la proprietà di questa parte qui dell'osservante in zona 3 con un edificio 1. Se volete ci andiamo a vedere su Google. Sì, perché io non riesco a capire bene, ma lì, lì è un privato qui, non è tutto della chiesa questo. No, non è mai stato tutto della chiesa, era di proprietà privata, è stato venduto 2 o 3 anni fa, è stato venduto a un privato che lo sta tutto ristrutturando. Però non capisco una cosa, perché cioè anche il rosa, cosa significherebbe quel rosa davanti all'uno? È la Ma pertinenza. sono le aree, quelle che sono state inserite, si chiamano così, a tre nel piano operativo. Sono resedi, con È tutta la la risiede resedi. dell'edificio, Graziano. Va bene, infatti no, era per quello che ti sto dicendo, quella lì è giardino, una parte è il giardino di questa casa qui, e dove c'è il simbolino a tre, lì c'è un'altra casa. Sì, ma quello infatti è tu. Ma Cioè, se non vuoi. scusate, ma questo qui non è davanti alla chiesa, questo parco. È a fianco della chiesa di Badia, è nella strada laterale che si va anche al cimitero.
Sì, scusa, ringraziamo, quello di quel baffo rosa che dici te, non è giardino della chiesa? No, no, No. no, 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 no. Ah, è Niente, giardino niente. della Lì la vita. chiesa non c'entra nulla. Ah. Lì, Graziano, lì sono due unità, no? Giusto? Sì. Allora, lì c'è il. Allora, partendo dalla strada, ecco, partendo di qui c'hai questo primo tetto basso, questo primo tetto basso qui che c'ha come si chiama l'orto, fino qua giù sull'angolo della strada, è una striscia interna. Poi, se te vai nella via di qui della Badia, c'è un cancellone, c'è un cancello in ferro, no, dall'altra parte, altra parte, esci fuori dalla strada. No, no, esci fuori dalla strada, vai sulla via di Badia. Qui? No, sulla via della Badia. Ok, scusate, Scendi, dov'è la macchina? Dove c'è quella macchina lì? Ecco, ok. girati ora. Girati. Mi Ecco, questo cancello qui è da qui fino all'angolo qua giù col piazzale, è tutto terreno di quell'edificio che se, fino qua giù sull'angolo, è tutto di quell'edificio che è stato ristrutturato. E la striscia di pertinenza di quella casa col tetto più basso che si è visto prima è dal confine sinistro dello stipite lì, come si chiama? Del cancellone fino in cima a batterne nel muro della casa è fino a tutto Madonna dell'Acqua, via. Fino no, è alla. veramente via Madonna della Pietà, via Madonna dell'Acqua e a Pisa. Sì, Comunque, scusa, ho vabbè, sbagliato. uguale, è la stessa cosa. Lì c'è questa qui più bassa, è un'abitazione che non fa parte né della chiesa né fa parte di quell'edificio più alto che c'è, che è quella poi che stanno C'è ristrutturando. l'impianto campanile praticamente a quell'altro del. Cosa? Cosa? Va bene, ho capito, ho capito. No, no, ti dicevo che c'era un accesso anche di là, ma va bene. No, 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 non c'è dell'accesso di là, eh. Questa casa qui può entrare al limite da questo cancellino che vedi un pochino più avanti, lì dove c'è la manina ora la cosa. Lì ci entri, ecco, su cui c'è la manina, puoi rientrare anche in quell'edificio che stanno ristrutturando. Ecco, questo qui. L'accesso con la macchina è dal cancello che hai detto prima, allora. Esatto, se vuoi entrare con la macchina entri da quello lì. Oppure lo porti dentro il viale a fianco della chiesa, no, Campanile. Ah. Appunto, a fianco della chiesa e c'entri a piedi comunque. nella casa, sì. Antonella, dimmi. fai vedere la planimetria di piano con le Sì, previsioni urbanistiche. eccolo. Ti torna Graziano il disegno della risede? Sì, no, qui va bene, sì, quassù c'è questo dente qui praticamente. Quando te fai il vialino dalla chiesa della strada della Badia, vieni dentro, qua su in cima si allarga, c'è il pozzo che è chiuso perché non si vede di qui, ma dall'interno della casa è aperto. C'è il pozzo, c'è un Scusami. portoncino e tu dentro. Una Così. domanda, Manola, questo qui è un edificio vincolato? Penso La proprio di Badia sì, sì. perché dentro c'è Ora ancora tutta la struttura del bisogna vedere il convento. decreto di vincolo, ma credo che ci sta che qualcosa sì ce l'abbia, perché credo che chi ha fatto l'intervento ha dovuto chiedere il permesso alla sovrintendenza. Sì, ma questo qui dentro c'è tutto il refettorio dei frati. Di quando c'era il frati c'è tutto il refettorio, ci sono ancora le Perché mensole dentro, non so. era la mensa dei Sì. frati. Lo so, gente, ma non è mica detto, dipende come sono fatti i decreti di vincolo. Ma vabbè, comunque questo qui sicuramente è Ora vincolato. senti, È vincolata scusami. quella casa più bassa. Hai visto la casa più bassa che c'era prima davanti? Quella lì per cambiare un trave ci ha messo una vita, per cambiare un Mamma sì, trave c'è. perché è vincolato tutto il complesso. Mi fai vedere un attimo Google, perché quell'attacca lì non mi torna tanto. Ma io l'attacca non l'ho vista. Vabbè, Adesso comunque guarda. nel merito dell'osservazione sono d'accordo. Lo vedi? Sì, no, c'è. Però vedi, qui c'è meno, o forse corrisponde. No, ma è quella lì, allora, è vista diversamente, ma c'è quel set lì. E tutto. Ah, guarda, qui si vede bene. Il pezzo che fa parte della casa più bassa, lo vedi bene perché in mezzo c'è il muro, si legge bene il muro, guarda qui. Il Sì, muro divisorio. va bene, ok. Puoi tornare un attimo sulla cartografia, Antonella? Cartografia. Questa retinatura verde che c'è sulla destra, che significa, che non me lo ricordo? Quello lì è La un campo, eh. retinatura verde è la badia, è proprio il parco, no?
Aspetta che No, mi no, ma io rallento. parlo, il parco è coi pallini, no? Ma Sì. questa T grigliata Non sembra una so T se è una di serra o tigre. qualche cosa, No, perché sto cercando aspettate, io il posso? golf. Posso? Vedi, non Perché c'è niente, vedi, c'era ci un po' di sono bosco. alberi dentro io, ci sono nati civili. Allora, quello lì molto probabilmente è dovuto al fatto che c'è stato montato per più anni Sì. un tendone, una tensostruttura con dentro, e ci hanno portato anche delle ghiaie e tutto quanto per tenerci i cavalli durante la fiera. Poi era già Un'altra. qualche anno che non ci viene più fatta. E molto probabilmente, vedendo la foto aerea, infatti lo vedi anche di qui che cambia il sistema, era montato in quel punto lì. Si legge bene sul Si terreno. legge bene, sì, l'ingombro. No, niente. Comunque vi Magari voglio Manuela. dire, per levare ogni dubbio che diceva anche Jacopo, è tutto vincolato, eh? Cioè Bene. abbiamo, ho preso il decreto, è tutto vincolato, va bene? Bene, Ecco, tutto magari vincolato. Manuela, controlliamo che quella ritinatura lì non abbia una natura urbanistica, che sia soltanto descrittiva. Se è Sì, descrittiva, quello è il parco, penso di sì. sì, penso di sì. Antonella, Oh. dicevo, dove l'hai trovato il vincolo? Che io ero sul giroscopio, sul pit, e non me lo dà No, vincolato. perché noi ce l'abbiamo tutto stampato, tutti gli immobili soggetti a vincolo ce li abbiamo tutti stampati noi. Ci sta che non sia aggiornato, eh? Ci sta che non sia aggiornato, bisogna che tu Capito? vada sui vincoli in rete, è Noi ci hanno l'unico. mandato anche quel tempo il ministero ci aveva mandato il vincolo, capito? Sì, ma mi torna Antonella, mi torna che No, sei. no, ce l'ho il cartaceo, non è che ho preso il cartaceo io. Ok, allora credo che si possa andare avanti. Osservazione 456. Viene chiesta una deperimetrazione di una zona classificata P2, cioè parco territoriale fluviale di interesse locale, da inserire in zona agricola e l'istruttoria di non accoglimento. Andiamo a vedere. La parte che vedete gialla. Ma è proprio un'area libera, non ci sono Sì, fabbricati. no, non c'è niente. Vabbè, ma allora ovviamente non c'è motivo per. Andiamo sull'ortofoto così la guardiamo. No, vabbè, ma. Vabbè, Eccola qua, eccola qui, guardate. insomma, mi sembra chiaro che. Ok, direi che si può andare avanti. Se il presidente e gli altri commissari non hanno osservazioni. E procediamo. 458. 458 si fa riferimento al fatto, siamo a Lombrici, che siamo dinanzi ad un immobile che rappresenta una attrezzatura di produzione dell'energia elettrica. E noi abbiamo inserito una parte di quest'area in zona agricola, quindi lui chiede l'osservante di estendere la zona G1, cioè l'aspetto dell'attrezzatura di interesse pubblico, e poi chiede di valutare la possibilità di destinare tali aree a zona produttiva. E allora, parzialmente accolta. Noi le abbiamo riconosciuto solamente un'area intorno al bacino di Setriana. Ok. Eccolo qui. Quindi questo è quel bacino acquifero che si trova sì, in quella Sì. zona del comune e che una volta, non so se è tuttora attivo o no, forse no, che Al comunque momento svolgeva. è in secca, devono farci i lavori, Sì, esatto. stanno facendo tutti i movimenti, ma già con questo mi sembra che sono 3 anni che è fermo. Devono farci i lavori. E lo vogliono riattivare, Graziano? Sì, lo vogliono riattivare, è stato votato, l'hanno pulito all'interno e hanno ammucchiato tutto, non come si era detto, se ti ricordi Manola, che volevano tirare fuori tutto, portare la niente di tutto questo,
L'hanno hanno fatto un mucchio, l'hanno sistemata dentro, per il momento è tutto lì. Hanno fatto il georadar sul fondo e hanno guardato com'era e stanno studiando come poterlo ripristinare. Se volete, a livello di cronaca c'è stata anche trovata una bomba a mano, stata fatta esplodere dagli artificieri arrivati da Mantova. Che vi posso dire? Vi posso dire altro, non c'ho altre cose da dire, però è stato fatto un bypass per l'acqua che arriva dalle parti di Grotta Allonda, che non entra più lì dentro, ma esce direttamente l'acqua e va nella cascata che a volte si vede attiva lungo la strada di Casoli e da lì va nel fosso, nel Lucese, nell'Ombricese. E Nell'ombricese. c'è il consorzio di bonifica che è un po' agitato perché gli viene data poca acqua durante l'estate per l'irrigazione. Di più non so. Ok, mi sembra che la spiegazione dettagliatissima di Graziano contribuisca a comprendere che l'istruttoria è corretta. Va bene? Quindi scusate, non ho capito bene, perché parzialmente accolta? Allora, noi estendiamo l'area agile. Perché loro chiedevano, Riccardo, che fosse riconosciuta come un'area produttiva, da quel che Ah, capisco ecco. dalle osservazioni. Sì, Invece non esatto. è un'area produttiva, no? Te riconosci che è un'attrezzatura di interesse pubblico con quelle caratteristiche che diceva Graziano. Sì, Sì, giusto. però allora non lo so, loro forse dicono produttiva perché produce, ma lì praticamente Ma arriva l'acqua. produce? Sì, no, No. va bene, ma producendo energia elettrica è giusto dargli C1, ecco, insomma, va Sì, bene. no, ma poi la produzione vera e propria di energia elettrica è giù all'Ombrici, non è lì. Sì, ma magari tu Comunque, devi questo entrare. tipo di attrezzature nel nostro piano sono classificate così, ecco, va bene. Vado avanti, osservazione 459. Allora, c'è un'area che ricade con dei manufatti accessori in area verde privato H1. Poiché i manufatti sono in zona V3, si chiede che questo spazio residuale pertinenziale venga accorpato con la stessa zonizzazione dei manufatti. L'istruttoria è di parziale accoglimento, immagino perché in parte è stata accolta e in parte no. Andiamo a vedere. Questo è il dente che è in H1, Ok. questa è l'adduzione e gli abbiamo ampliato la zona B3. Il fabbricato qual è, Antonella? Dovrebbe essere tutto questa serie di edifici. Ora andiamo a vedere sull'ortofoto. Gli abbiamo dato questo dente qua. Solo Vabbè, li faceva così. Li io non ho faceva così l'H1, vedi? Li faceva questo lavoro. Osservazioni. Sì, anche per me va bene. Aspettiamo un attimo, Riccardo, allora. Ah, è il telefono.
Scusate, dove eravamo rimasti? Ho avuto una telefonata. Riccardo, guarda, chiedono di stralciare un piccolo dente di un'area inserendolo in B. L'abbiamo visto anche sull'ortofoto, insomma, va bene. Fagli vedere la differenza, Antonella. Gli edifici sono questi. Loro chiedevano tutto l'H1, Sì, noi è abbiamo parzialmente fatto. accolta nei limiti di quell'ambito lì, che gli edifici sono questi qui a destra, quelli bianchi, ok? Sì, ok. Va bene. Poi, osservazione 460, è la richiesta di inserire un'area H2 nel territorio rurale. E non è possibile perché per farci opere pubbliche. Non è possibile perché siamo fuori dal territorio urbanizzato. Insomma, le aree H2 non si possono mettere nel territorio rurale. Le opere pubbliche si possono No, fare. no, per la precisione un'opera pubblica ce la potresti anche fare, Simone, però devi andare a fare. È l'area H2 che non ci possiamo mettere. Perché ti comporta, appunto, perché dovresti fare una variante al PS perché sei appunto nel territorio agricolo. Sì, ma dico, le aree H2, Manuela, correggimi se sbaglio, sono tutte interne al territorio urbanizzato, no? Giusto? Sì, Al di là sì. dell'opera pubblica, dico, le aree H2 sono aree interne al territorio urbanizzato, giusto? Sì. Quindi mi sembra che avete detto bene nell'istruttoria, cioè, non è, cioè un'area H2 nel territorio rurale non ci si può fare, un'opera pubblica magari sì, ma come dici te, con delle procedure che non sono quelle della fase che stiamo vivendo, insomma. Quindi qui c'è Dove poco da dire. sarebbe quest'area qui? Non ho capito. E siamo in via Fratelli Rosselli. Sì, è questa pigiata che mi facevi vedere, Antonella. Fagliela rivedere, Antonella. Eccola lì. No, peraltro andrebbe anche capito che opera pubblica, aggiungo io, nel senso che non ho capito che opera pubblica si può fare lì. Poi, osservazione 461. Allora, osservazione molto articolata. Vedo negli appunti dell'ufficio da rivedere, poi l'ufficio ci dice la ragione. Comunque, si tratta sostanzialmente della previsione di un parcheggio a Migliano e l'osservante che è proprietario del terreno fa una serie di considerazioni sull'inopportunità di questa previsione, soprattutto sotto il profilo dell'impatto paesaggistico. E alla luce soprattutto di questo profilo, dopo un'istruttoria condotta anche con l'ufficio lavori pubblici, eravamo arrivati ad a un parziale accoglimento, nel senso che effettivamente vado a memoria. E poi l'ufficio mi corregge se sbaglio, la profondità del parcheggio che avevamo fissato in sede di adozione rispetto, diciamo, no, al territorio collinare che verrebbe consumato dalla realizzazione dell'opera poteva essere eccessiva come impatto proprio paesaggistico. E quindi avremmo mantenuto la lunghezza del parcheggio dal punto di vista del lato strada, però ridotto la profondità. Magari facciamolo vedere un sovrapposto, Antonella, o È comunque così. sia. Però ora qui, Antonella, la modifica cartografica è sempre quella sbagliata che va anche sull'RA? Ok, allora la situazione è stata risolta perché inizialmente nella modifica cartografica avevamo ridotto la profondità, ma avevamo esteso la lunghezza del parcheggio su questa RA. Però questo comportava che per questa previsione ci sarebbe stata la necessità di ripubblicazione per dare la Non è possibilità al possibile, proprietario di osservare. Quindi in certo. pratica l'abbiamo solamente ristretta come profondità, si apprezza poco, non si vede tanto la differenza rispetto all'adottato,
Però l'abbiamo lasciato nella solita lunghezza. Beh, comunque si vede, Si vede rispetto alla... Ah sì, è vero, si vede, sembrava che sì. non si vedesse tanto. Sì, abbiamo ridotto l'impatto paesaggistico garantendo la funzionalità dell'area ai fini di un parcheggio che io immagino a questo punto sarà all'isca di pesce, insomma, no? Presumibilmente. Fatto uguale a quello che c'è già. No? Ma lì Esatto. quante macchine ci andranno? Boh, non so. Ma fatto. Attualmente ce ne va poche perché sono parallele alla strada. È chiaro che se aumenti la profondità ci ce ne va il Ma ci doppio. si può andare con Google, volevo vedere. Però ora vedi l'esistente. Sì, no, per vedere, sì, ho visto, però è quasi il doppio, non mi sembra. In profondità. Sì. Sì, è aumentata la profondità, se no non avrebbe senso la previsione, però è stata ridotta, ripeto, rispetto all'adottato. Riccardo, mentre parli, cioè mentre parli, scusa, mentre andiamo a vedere, vi posso dire che è difficile a Migliano trovare altre soluzioni, eh? No, 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 lo so, infatti, no, ho Ma no, detto, mi viene in mente una capire. cosa, però leggendo l'osservazione, no? Il proprietario qui probabilmente fa un ragionamento che interessa, cioè non so come dire, ma se l'esistente attuale è un po' più corto della sua proprietà, secondo me, eh? Non lo so. Però mi pare di capire che l'esistente attuale non sia tutta quella lunghezza lì di due, capito? Può Ma essere ora fatti di questo. progetto, Jacopo. Appunto, vedi che è rosso. La simbologia è parcheggio di progetto. Ma però lo vedo tratteggiato, come dire, c'è il. Perché c'è la scheda a norma sua. È tratteggiato per quello. Sì, ma io l'avevo inteso tratteggiato solo nel senso della profondità, capito? Non nel senso della lunghezza. Come partizione spaziale. No, non capisco. Lui dice il parcheggio Cioè esistente. l'I2 non arriva fino al confine con l'RA attualmente, capito? È più corto, secondo me. Sì, ma siccome questo è un parcheggio di progetto, cioè, capito? E quindi l'opera è tutta questa. Sì, Poi ma quale secondo me stampato? l'osservazione non è accorta a questo punto. No, perché non è accorto? Lui ti chiede di stracciarla. Lui Parzialmente, ti perché chiede di abbiamo ridotto la stracciarla. profondità. E noi non l'abbiamo stracciata, ma abbiamo ridotto la profondità perché lui cerca di tutelare un filare di viti. E quindi abbiamo cercato di venirgli incontro. Cioè, se si può tornare sull'ortofoto, cioè scusa, non sull'ortofoto, sull'immagine che ci faceva vedere prima l'Antonella. Correggetemi se sbaglio, ufficio. Noi abbiamo cercato di fare in modo Beh, sì, quella sì, mi torna, Antonella. che non si vada oltre la prima piana, per capirsi, no? Infatti, Ok. Sì, quella mi torna. io faccio una domanda, scusate, eh. Cioè, se noi si va fino lì, no? E si mettono a pettine, cioè, ha senso? S'allunga anche, Riccardo, s'allunga No, anche. volevo dire, se... C'entrano più Come? macchine, Riccardo. C'entrano più macchine. E quante sono Quante? di Riccardo vuol sapere quante. No, ma mi Quanto sembra. Sì, c'entrano più macchine, ma cioè, la profondità non è che ti fa aumentare le macchine, perché poi se la metti No, davanti non un è la altro giro. profondità che fa aumentare le macchine, è che aumentando la profondità le puoi mettere a pettine. Capito, ma come fai a metterle a pettine? Se ce ne metti due file a pettine, quello che è davanti, quello che è verso le viti, ne esce più. No, Riccardo, hai ragione, due file non ci possono venire, ci può Appunto. venire una fila Ecco. con uno spazio di manovra anche congruo rispetto, diciamo, no, Sì. alla possibilità di immettersi sulla strada, cioè anche sicuro, come dire, un parcheggio all'isca No, sicuro. giusto. Io volevo dire, poi magari era anche meglio andare anche a prendere uno o due filari di viti. Ecco, volevo dire questo per fare un parcheggio più grosso e fo che fosse risolutivo. Ecco, volevo dire questo, appunto. Poi se non è possibile. Non è No, possibile. allora bisogna essere corretti verso la commissione, no? Non è che non è possibile, perché noi l'abbiamo fatto più grosso in sede di adozione.
è che c'è parso che l'osservazione di carattere paesaggistico che ci veniva fatta, cioè la parte paesaggistica, diciamo, dell'osservazione, avesse un senso, no? Perché un conto è se ti muovi su un unico livello di piano, che è quello che abbiamo visto, un conto è se cominci a mangiare pezzi di terrazzamento, insomma, quello è un terrazzamento che un pochino andrebbe anche conservato. Quindi è una ricerca di equilibrio, capito Riccardo? È una ricerca di equilibrio, questa è la verità, fra l'esigenza di un'opera di urbanizzazione e un contesto ambientale che ha un suo valore. Quindi ci sembrava che andare a mangiare, no, le piane che sono anche sopra fosse un po' tanto, ecco, sotto il profilo, cioè questa parte dell'osservazione ci ha convinto, ecco. Ma perché è reale, effettivamente, cioè l'osservazione. Ah, no, sì, effettivamente da un punto di vista paesaggistico è chiaro, deturpi un po' il tutto. Di parcheggi allungando e mettendoli all'isca, insomma, ne ricavi, guarda anche a occhio, ne ricavi diversi. Sì, vedete. Allora posso andare avanti? Sì. Osservazione 462. Ma e chiedono che un'area venga inserita in zona B3 per poterci fare uno spazio a parcheggio pubblico. L'istruttore sarebbe di non accoglimento. Andiamo a vedere. Beh, mi sembra che sia inequivocabile. Non l'ho vista, qual era? Ah. Chiedono di estendere l'area B3 lì per farci un parcheggio pubblico. Poi, tra l'altro. Vogliono, secondo me è formulata male, Simone. Loro vogliono fare una nuova edificazione e creare spazio a parcheggio pubblico. B2. Quindi non sarebbe stata B3, tra l'altro, ma una scheda norma. E E poi scusa, lì c'è stiamo bisogno. fuori dal territorio urbano, quindi Sì, certo, ma c'è bisogno lì di parcheggi, ce ne sono bisogno, non lo non mi so. pare, non mi pare. Beh, non credo, no? Lì ci sia bisogno di parcheggi. Non mi pare. Andrei avanti. Osservazione 464. Ma chiedo un H2 anche qui, boh, per opere pubbliche, però l'ufficio dice dalla documentazione presentata, insomma, non emergono sufficienti indicazioni per accoglierla. Qual è l'area? Ah, vabbè. Ma la possiamo andare a vedere anche con Google qui? Sì, ma che ce la mettiamo a fare un H2 lì? Ah, H2. Sì. È un D2 anche. Perché chiedono H2? Ma che ne so, Riccardo? Qui ho l'impressione ci sia stato qualche elemento di confusione in termini di uso degli strumenti, perché. Hai Cioè, visto non. qual è l'area? Questa qui. Questo è il confine con il D. Questo è il D. E l'area che dice lui è questo pezzettino qua. Ma io ho l'impressione che Ah. siamo nel solco di quello che diceva la Manola prima, anche guardando al fatto che è il medesimo tecnico. Cioè, ho l'impressione che lui volesse dire fatemi edificare che vi faccio delle opere pubbliche, se non si capisce il senso veramente. Dai. Vabbè, comunque. Allora andrei avanti. Osservazione 465. Si chiede che l'area in questione, individuata in zona P3, possa essere trasformata con la possibilità di cessione di parcheggio pubblico, cioè la possibilità sostanzialmente, se capisco, che un fabbricato
diventi residenziale, concessioni di parcheggio pubblico, capito bene? E c'è un parziale accoglimento. Vediamo un po' perché non l'ho capita tanto. No, questo ci abbiamo ragionato non so quanto, e anche questa è un po' curiosa come, cioè non si capisce bene. Noi gli abbiamo dato, questa è tutta la zona P3, no? Che sarebbero quei famosi coni visivi. E noi gli abbiamo No, dato sono i varchi barchi, inedificati, quelli che devono scusatemi, rimanere come di collegamento, diciamo, no? Trasversali. sì. E noi gli abbiamo dato l'ampliamento della P3 per una parte. Gli abbiamo ampliato quest'area qui. Ma è perché c'è un fabbricato lì? Vediamola Guardiamoci, eh? vedere. Sì. No, perché ha senso se c'è da dare una risiede a un fabbricato, ma se no. È qui, guardate, l'area è questa, vedi? Qui c'è la strada, questo Dov'è edificio qui con quello? la macchina e un pezzettino qua. No, Ma noi gli abbiamo dato fino dove? noi gli abbiamo dato questo pezzettino qua che vedi, che ti segno io, lo vedi con la mano che ti sto facendo? Sì. Ma scusa, ma dove Non posso siamo, toccare il Antonella? vestito. Allarga un po' perché capisco dove siamo. Sì, aspetta un attimo. Siamo sulla provinciale vecchia. No. Ah. Prima o Frati? dopo? No, la vecchia Sì, provinciale. siamo in via Frati, Siamo a dai. Frati. Però scusa, Il bisogna, nostro secondo me paese. bisogna testarci su quella viabilità lì di accesso. Anche secondo me. Non Sì. occorre andare oltre. Aspettiamo, guardiamo un attimino dove è messo il confine, perché non riesco a capire. Allora, sì, ok. Sì, ne abbiamo dato di più. Filo, l'abbiamo dato a filo di quella pertinenza lì dove c'è il cursore Qui, d'Antonella. brava, qui li abbiamo dato noi. Ma aspetta. Praticamente Jacopo, hanno tirato una riga dritta in corrispondenza di quell'edificio che vedi. No, no, ma ho capito, come si è ragionato, ho capito, non sono troppo d'accordo, però ora voglio verificare. Loro facevano, è strana. La capisco perché so qual è la questione. Io non l'ho capita questa. Te la spiego, Riccardo. Vedi quel fabbricato che Antonella ci aveva messo il cursore? Hai È adesso una dov'è? pertinenza di non so quale casa, non mi ricordo qual è. Loro da tempo cercano la possibilità di poterlo trasformare in un'abitazione. Ma non è un problema tanto edilizio, Riccardo, è un problema idraulico, perché non so se vedi, Dove? c'è un fosso che è nel reticolo idrografico. Antonella, gli fai vedere? Ecco. Bravo, è quel fosso lì che in pratica rientra in pieno nella 41, per cui in una fascia di 10 metri in alto e in basso del fosso non ci può fare nulla, non può fare neanche il cambio d'uso. Vedi a Dimmi. Simone che lo volevano farci per un parcheggio, li sono Sì, venuti da noi. infatti erano venuti, Roberto Me la ricordo ricorda. anch'io, me la ricordo anch'io. Perché loro dicevano, proponevano che cedevano anche dell'area per farci un parcheggio, ma con tutta la buona volontà le loro esigenze non possono essere soddisfatte perché c'è questo vincolo sovraordinato. Ma Ci infatti si io, può andare scusate, ancora? che senso ha dovergli dare la risiede in questa dimensione? Infatti non ha alcun senso perché lui non ci può fare nulla. Oltretutto c'è anche un segno sul territorio, che è il corso d'acqua, capito? Quindi voglio dire, Sì, ma siccome non ci può fare neanche un garage, metti che lui No, ma non lo ti può dico, fare. c'è anche un limite fisico del territorio urbanizzato, no? Che è bene, secondo me, non, no? Non valicare. Cioè, secondo me il fatto che gli si è estesa questa risiede, no, da un punto di vista edilizio, non ha Cambia niente, un beneficio. non rileva, Sì. però dico, nella partizione dell'adottato mi sembra che il territorio urbanizzato si attesti con riferimento all'accesso della viabilità, Va appunto. bene, ma noi abbiamo accolto osservazioni dove magari si, Sì, come dire, si spostava la linea, no? no, andiamo, andiamo.
Era per dire che in questo caso mi sembrava un riferimento. Vedi, Antonella ti fa vedere quello, lo spazio che ricava, ma purtroppo c'è il fosso. Non ci può fare neanche una aiola, capito? Scusa un attimo, ora sono entrato, sono ritornato ora, ma il fosso è quello lungo la strada? No, è quello che attraversa, dove c'è quell'area un po' terrosa. Dopo arriva Sì, lungo la no. strada, Vedi, poi non è ci lungo sale. la strada. È Quella questo che qui. va all'incubo. Cincastra Incapa, quello lì è di Va qua. all'incava, dice Graziano, è il fosso che va all'incava. Io non lo No, so, ma però non il va all'incubo. significato è nel reticolo. Sì, Nel ho reticolo dal capito. 79. Anche il Sì. fabbricato, Beh, quale sarebbe il fiume? C'era anche la fontana una volta. Ma qual è il fiume lì? Il No, il fiume, il fosso, è quello È lì, un vedi dove ci passa fosso. l'Antonella, vedi quel Un corso segno? d'acqua, è quello lì? Eh sì, è un corso d'acqua. È anche importante. È anche importante. Nel Allora, reticolo idrografico, sì. No, io credo no, no, non questo. lo conosco. Io credo, Manola, io credo questo. Dice Roberto che è il fosso che viene dal Colletto Santucci. Allora, l'osservazione, cioè l'istruttore dell'ufficio può avere un senso, no? Perché in altri casi abbiamo cercato di individuare le residi guardando, diciamo così, alle propaggini, no? Del territorio urbanizzato. Quindi su quel lato lì l'ufficio ha individuato un edificio e ha provato a tagliare, diciamo, dritto sulla strada per venire un po' incontro alle esigenze del cittadino. Però se la situazione sotto il profilo idraulico è quella che descrivevi, Manola, forse ci può essere persino un rischio di aspettativa, no? E allora magari invece lì effettivamente un valore ambientale ci può essere a questo punto, perché te, come dire, individueresti come fascia verde, no? Un'ampia fascia che poi, insomma, ha una sua valenza ambientale e paesaggistica, quindi come posso dire? Ma poi scusa, se c'è un corso, cioè se c'è un fabbricato da una parte di un fosso, non è che la risiede nella do, di là dal fosso. Sì, certo, no, ma infatti, ma la risiede Io è non l'ho già. capito, non l'ho capito. Guarda la variazione, Riccardo, guarda la variazione. Antonella, fagli vedere il prima e dopo. Questo è ora. Ok. Adottato. Dov'è ora? Questo qui è l'A3, questo 2A3. Guarda, zoom No, per fammi essere. guardare. Guarda, ti metto il mouse sopra, Riccardo, guarda, eh. Ci metto il mouse sopra, lo vedi questa retinatura verde? Sì. Ecco, questo è come è adottato. Ora ti ci metto il modificato sopra. Guarda Ah, ma dov'è il vedi? B2. Sì, Ah, ma questa lo è chiedi di larga qua? Io B2. pensavo lo chiedessi verso monte, non capivo. No, no, questo. Buon pomeriggio. Come Ma posso poi aiutare? scusate, c'è anche un altro problema, che noi si stringe il cono visivo in questo modo lato monte. Ma no, secondo me non ha senso accoglierla. Io Anche secondo me fa poco senso. in questo caso qui, No, io Riccardo, il la B2. credevo fosse dalla parte del monte, non capivo qual era No, anche il valle. fiume Sacro, eh? È verso valle, dalla strada in giù. Sì, è dove c'è quella strada e la casina. Quindi lui la risiede, la chiede, la taglia la strada, poi No. ampiamente. Lui lo chiede oltre la strada. La chiede Quella oltre strada. la strada e di là dal fossetto, capito? Di là dal Sì. fossetto rispetto al Oltre fabbricato. la stradina. Antonella, rimettilo come era prima. Sì, ho capito, ho capito. Allora, dovrei. Però alla fine si dà la sensazione di ridurre un cono visivo in un contesto idraulico dove gli interventi non sono fattibili, forse si potrebbe anche evitare. Che dite, commissario? Per me non si accoglie. Alberto, te che dici su questa? Sono d'accordo con le vostre riflessioni. Fra l'altro, andavo a guardare anche il reticolo per curiosità sull'AMA
Effettivamente, cioè nel senso, condivido anche la riflessione di Jacopo. Ok. Va bene. Allora, Manuela, che si fa? La riguardate questa? Sì, la riguardiamo, si cambia parere e poi si rifà vedere alla commissione perché verrà fuori un parere diverso. Graziano e Riccardo, sono d'accordo anche loro, se no c'è da segnalarci già che mi pare che l'ufficio sia in linea con quello. Perfetto. Vabbè, ci si allinea, anche se lì ci servirebbe un parcheggio, però vabbè. No, non lo puoi Comunque, fare, cioè, capito? no, appunto, Infatti, sto dicendo, anche, ti ho detto, anche se lì ci vorrebbe un parcheggio, però. lo so. Graziano, però Oh. in ogni caso non è con l'allargamento dell'area V3 che facciamo un parcheggio. No, no. Capito? Sì, vabbè, lì c'erano, vabbè. Ci voleva una scheda norma qui, dici? Ci voleva una scheda norma, ammesso che sia fattibile per gli Intrattata. aspetti idraulici. Sì, visto che non si può fare per tutto quello che è stato detto. Sì, infatti la perplessità mia era quella di Graziano, onestamente, che anche per me lì un parcheggio sarebbe stato molto importante. Però visto che non ci si può fare, poi lo strumento è quello sbagliato, va bene. Sì, cioè ora se si discuteva di una scheda norma, ma si discute di una cosa che non è, diciamo, neanche lo strumento giusto, eh. Allora, 466 allora. Questa è sulla classificazione, Antonella, quindi c'era sfuggita nella fase delle No, no, classificazioni. aspetta, aspetta un attimo che controllo, sto guardando un attimo. Comunque, intanto la riassumo, è un edificio che secondo lui andrebbe classificato 2 e non 1, se ho letto bene. Non so se c'è anche un aspetto cartografico che mi è sfuggito. In fondo, che però in effetti non l'abbiamo scritto nell'istruttoria. Allora, c'è il discorso di classificazione che l'avevamo già visto, però da ultimo dice, si segnala che nella individuazione delle aree prevalentemente forestali, l'area su cui insiste il fabbricato non è riconosciuta area boscata, ex Galasso. Si chiede quindi che l'edificio venga classificato in modo più appropriato 2. Secondo me ha fatto un po', cioè è per via di questa classificazione qui dell'area boscata. E forse ci dobbiamo Beh, ma aggiungere per qualcosa. capirsi, Manola è una di quelle situazioni in cui alla fine la richiesta di classificazione è assorbente di ogni altra Secondo considerazione. me sì, perché è più che una segnalazione, capito? Allora Magari segniamo è distanza che andata qui anche nella cartografica, ma in realtà non c'è niente, poi, ecco. insomma, come vedete, siamo nel pieno del bosco, insomma, non è che. Sì, dopodiché il fatto che paesaggisticamente sia un bosco non c'entra nulla. Cioè, No, questa è una certo, bravo, classificazione infatti, di infatti. edilizia urbanistica. Sì, infatti. Ok, Sì. allora vado avanti. Osservazione 468. Allora, ci sono varie richieste. Una riguarda il fatto che non è stato riportato in mappa un fabbricato esistente, ovviamente, vabbè, questo non sarebbe rilevante. Invece quella di sostanza è che loro chiedono di inserire l'edificio nel nucleo rurale di impianto recente, mentre ora è inserito in area E2. Questa mi sembra la parte cartografica, perché poi c'è delle parti normative, ma le avevamo già viste. L'istruttore di non accoglimento. Allora andiamo a vedere la parte cartografica. Quindi chiede che un'area con un edificio, da quel che capisco, sia inserita da E2 in RB. Vabbè, come vedete, qui siamo nel pieno della campagna. E non è che ci sia molto da dire, ecco. Io non Qui ho guardate, osservazioni. qui l'unico ragionamento era se fare
ma non è detto che ci fossero gli estremi. Se ce l'avessero chiesto, no, tutto questo agglomerato, Infatti, allora si poteva ragionare, ma chiedendocelo soltanto loro non ha senso, ma insomma, fino in no? cima, dici, l'agglomerato fino in cima qua. Sì. Ma non è possibile, non... tra l'altro gli altri non ce lo chiedono. Tra l'altro non è detto che sia un vantaggio, ve lo ricordo, perché le reserve in territorio agricolo, se sei fuori dall'RB, sono di 30 metri, quindi può anche darsi che invece, a seconda di come fai l'RB, li pregiudichi, no? Una possibilità di intervento. Allora, se non ci sono osservazioni, vado avanti. Osservazione 469. Mi sembra identica o mi sbaglio? Vedo l'immobile lo stesso. Sì, è la solita. Ok. Osservazione 470. I limiti della zona sono errati, intorno ai fabbricati non è previsto effettuare le pertinenze. Si chiede più pertinenza. E io immagino che il parziale accoglimento possa forse dipendere da questo, perché poi c'erano modifiche di carattere normativo, quindi non lo so da cosa dipende il parziale accoglimento. Cerchiamo di capirlo attraverso l'ufficio. Abbiamo Allora, modificato qualcosa a livello cartografico, Antonella? sì, ma dal Ok. punto di vista cartografico abbiamo inserito quello che loro chiedevano, vi faccio vedere. Questo è l'attuale e c'è questo profilo qui. L'abbiamo accolto in questa maniera, questo abbiamo chiuso, cioè quei dentini che c'erano. Abbiamo inserito questo e abbiamo inserito questo. Vabbè, mi sembra minimale. Per me non ci sono questioni. Solo Allora, quella, è solo quella che chiedeva che modifica sì, cartografica. chiedevano questo e questo qui. Chiedevano? Allora, questo qui dove ho il mouse io, Sì. questo qua sotto. Questi due L'abbiamo accolto. denti, Riccardo. L'abbiamo accolto. Sì, gliel'abbiamo accolto. 470. Era questa, mi sembra, no? Oh, questa è la, scusa, sì, questa è la 470, adesso guardiamo la 474. Allora, mi sembra che ci fossero due richieste normative già esaminate, poi una richiesta di correzione di un errore cartografico perché il fabbricato non è stato campito, però credo che il parziale accoglimento dipenda dalla parte normativa Esatto. perché in realtà ovviamente la base cartografica è quella della regione Toscana, noi non la possiamo modificare, ma anche se il fabbricato non è stato campito, non è rilevante perché ciò che conta è che esista, che sia legittimato e farà gli interventi previsti nell'area di riferimento. Quindi il resto l'avevamo già vista in fase normativa, da lì il parziale accoglimento. Mentre per la parte cartografica c'è questo aspetto che ormai conosciamo e che fortunatamente non ha una rilevanza. Quindi se non ci sono osservazioni vado avanti. 478. Allora, Scusa. Sa che è il solito edificio, eh? Aspettiamo, ora guardiamolo. no, siamo da un'altra parte. Siamo. Ah, scusami, abbiate pazienza, sì, hai ragione. Allora, scusami, noi siamo alla 474, quello di prima, ok? L'abbiamo Allora vista. siamo alla 478? Sì. E perché mi risulta qui? Scusami, vedi, mi risulta qui a me. Non lo so. Vedi? Ecco, le non accolte, aspetta, vorrei ci fosse un problema catastale, aspettate un attimo.
Allora, Io intanto non ho io l'ho fatto. sentito perché non c'era il telefono, non ho capito niente. Non si è fatto nulla, Riccardo. No, Stiamo cercando l'area perché non si trovava. sì, no, aspetta, può darsi ci sia un problema catastale, ora ci rivado, eh. Eccola qui. Fammi rivedere quella sopra. Scusate, c'è adesso no, c'è qualcosa che non mi torna, scusatemi. Allora, scusate, dovete ritornare alla 474. C'era un errore di individuazione. Allora, 474 che chiedeva appunto il discorso di individuazione dei fabbricati, gli abbiamo detto di no perché noi non possiamo carpirli diversamente dalla carta tecnica regionale. Vabbè, E, era questo questa, è chiaro. e questa va bene. Ecco, no, non mi tornava il catastale perché erano due zone diverse. Quella di Ok. ora invece, che è la 43, ci ritorniamo. 3608. Oh, ora mi torna. Va bene, è quest'area qui. Ok, ora va bene. L'unica cosa, Antonella, Dimmi, leggendola, dimmi. non riesco a capire la modifica cartografica che ci Ma chiedono. infatti non si fa perché non accolta. Te dici No. la 470, no, te dici la 474 ci sta. Aspetta, aspetta un No, no, no. attimo. Sono alla 478. Ecco, ok, e Non non è accolta. accolta, ma ci chiedono una modifica cartografica perché leggendo la sintesi mi sembra che loro esprimano una necessità, no? Che è quella di fare un'attività. Ma perché loro chiedevano una zona diversa, no? Una zona agricola, le cose che chiedevano si configuravano come una zona sportiva, o un qualcosa di attrezzature, capito? Sì, allora, quindi per restituire un panorama chiaro alla Commissione, un panorama, una prospettazione chiara alla Commissione, il cittadino non indica lo strumento, indica una necessità. La necessità che indica è quella di poter organizzare un'attività turistico-ricreativa, ecco, se la posso dire così, con tutta una serie di cose, glamping, tensostrutture, docce, bagni, insomma un'attività turistico-ricettiva legata al tempo libero, allo sport, eccetera. E chiede qualcosa in questo senso, che sia una modifica normativa o sia qualcos'altro. Noi l'abbiamo interpretata così. In ogni caso non è possibile né l'una né l'altra cosa. Vedete, siamo in una zona che è nel territorio agricolo, cioè qui si può anche fare una previsione turistico-ricettiva, ma va copianificata con la Regione Toscana in sede di piano strutturale. Ok? Quindi non è possibile accoglierla. Tant'è che vedete nell'istruttoria si dice: si rileva tuttavia che la proposta riveste, almeno in termini generali, contenuti coerenti con l'obiettivo di governo del territorio del piano strutturale. Cioè, questa è una di quelle proposte di carattere turistico e ricettivo, fra l'altro anche abbastanza innovativa, forse nemmeno con un impatto anche ambientale abbastanza limitato, per quel che si è dato capire. Come dire, che in questa fase non può essere accolta, ma che in una fase magari diversa, procedimentale, dove viene rivisto il PS, può anche essere rivalutata. E quindi nell'istruttoria si dice non è possibile l'accoglimento, però in futuro, in sede di revisione del piano strutturale, si potrà rivederla. Ok? Me la fate vedere su Google? Voglio Sì. vedere l'area precisa com'è, così la vedo. Ma è solo questo pezzettino qui? Ci rimetto l'osservazione sopra. 488. È tutta quest'area, tutta la sua area, tutta questa qui, Quante? tutta questa. In Vabbè. futuro si può anche Io devo andare immaginare. via. Si può andare via, mi fate una cortesia e ci devo andare a curarmi un dente. Sì, Tanto è di sera. siamo all'orario, no? Quindi ci mancherebbe. Sì. Sì.